intanto. Perfetto, allora partiamo. Buon webinar a tutti. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa seconda sessione del campus ILL. Con il pomeriggio di oggi si conclude quindi questo evento CM. Vi do solo alcune informazioni per chi fosse interessato ad acquisire i crediti. Durante i lavori del pomeriggio manderemo a tutti gli iscritti e anche a tutti i panelisti una mail con le istruzioni per eseguire poi il questionario che verrà aperto questo pomeriggio alla fine dei lavori. Io approfitto solo per ringraziare tutti voi per la collaborazione, per coloro che presenteranno e anche per coloro che non presenteranno, ma che sappiamo hanno collaborato e sono stati preziosi per tutto il lavoro del campus. Ricordo anche, altrettanto importante, il contributo non condizionante dello sponsor di Insight. Quindi vi saluto da parte di Mattioli e vi auguro buon lavoro. Lascio la parola al responsabile scientifico, il professor Foà. Grazie. Allora, Nathalie, grazie mille. E allora buongiorno a tutti di nuovo. Eccoci qua per la seconda giornata. Ieri avete visto che siamo riusciti a finire, mi pare, verso le 19:30, lì intorno, quindi un'oretta dopo. Vediamo oggi come va a finire. Mi fa piacere solo dire che ieri siamo arrivati a 92 persone collegate, che credo sia quasi un record per una riunione al campus. Comunque, vediamo oggi come va. Allora, oggi avremo tre report dai gruppi di lavoro. C'è un piccolo cambiamento, credo che cominceremo con l'immunoterapia, poi faremo la parte, diciamo, la clinica che raccoglie diversi aspetti che abbiamo raccolto in un unico gruppo di lavoro, e poi l'ultimo è sul Covid-19, che ovviamente è di recente istituzione, come sapete. Io non ho molto altro da dire perché tante cose ci siamo dette ieri e le diremo in itinere. L'ultima cosa era, Gianni, vuoi ricordare ancora quel quiz Campus ELL dedicato? Magari Sì, lo mettiamo su così. ecco qui. Eccolo. Ieri vi avevo fatto vedere questa slide, che adesso vedrete meglio. E la domanda era: quale relazione con il campus ALL? Ieri nessuno ha risposto, quindi il libro L'ematologia in Italia, firmato con penna stilografica, il nuovo Gronchi Rosa come valore tra 100 anni, è ancora in palio. Alla fine della trasmissione di oggi, eventualmente verificheremo e mostrerò la risposta. Grazie. Ok, Gianni, grazie a te. Allora, io direi di partire, se siamo tutti d'accordo, una sessantina di persone collegate le vedo come sotto nei partecipanti, quindi passo la parola al gruppo Immunoterapia, giusto? Antonio, sei tu che prendi il microfono? Sì. Eccoci. Faccio una brevissima introduzione, ma giusto per dire che il gruppo si è anche durante quest'anno si è riunito, ha avuto incontri ovviamente virtuali a distanza per tutta una serie di motivazioni che conosciamo bene e ha portato avanti alcuni progetti che vi presenterò, in particolare il progetto sulla caratterizzazione immunologica dei pazienti sottoposti a terapia Combrina, e anche ci sono alcune proposte per il futuro, insomma,
che presenterà Nicola Fracchiolla, dottor Fracchiolla. Per questo a lui cedo la parola per introdurre la sua parte rispetto a questo gruppo di immunoterapia. Grazie. Grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti, condivido lo schermo. Allora, la prima presentazione è semplicemente un aggiornamento sul nostro progetto con l'utilizzo del blinatumomab e nelirtuzumab in leucemia linfoblastica con successive recidive. Dove siamo arrivati? Eccoci qua. Abbiamo guadagnato un poster con presentazione, c'è anche una piccola presentazione, non è una presentazione orale, ma c'è un video che è stato richiesto dall'ASH, quindi anche per il gruppo è una bella cosa. All'ASH 2021 il lavoro è pressoché completato, quindi ci sono da mettere due cose nella discussione, ma è pronto. Il Comitato Etico del Policlinico ha approvato come centro coordinatore e adesso vi manderò le richieste per i singoli comitati etici e poi vediamo. Contemporaneamente vi mando anche il lavoro in maniera che ci possiamo lavorare e una volta che abbiamo raggiunto un consensus adeguato rispetto ai comitati etici possiamo spedirlo sperando che venga accettato. Questo è il poster, quindi ho messo anche il logo del campus. Grazie, ne approfitto per ringraziare il campus e tutti i colleghi che hanno partecipato. E questa sarà la presentazione che farò di 5 minuti con i dati che vi avevo già fatto vedere, quindi non li sto a far rivedere, se non per ricordarvi che abbiamo avuto un 34% di persone vive e 22% in complete remission, con una mediana di overall survival di 17 mesi, un po' meglio nella sequenza blino-ina rispetto a inoblina, ma chiaramente questo non credo che abbia un grosso significato in termini strategici. Il messaggio che vuole passare, questi erano i casi che poi hanno progredito verso il consolidamento col trapianto allogenico, quelli che non sono progrediti verso, che non hanno effettuato il consolidamento col trapianto allogenico. Il messaggio che vogliamo dare è che questo tipo di approccio, quindi anche in recidive subentranti trattate prima con blina e poi con lino, si giovano in maniera sostanziale del trattamento con l'altra immunoterapia o chemioterapia immunoconiugata in tutti gli endpoint clinici, sia in termini di risposta, di MRD, di disease free survival, di overall survival e anche di bridging al trapianto, con dati che sono assolutamente sovrapponibili con la singola recidiva trattata nel Tower e nell'Innovate. Quindi è solo per dirvi che il progetto si sta concludendo e abbiamo già portato a casa il poster. Nicola, ricorda a tutti, a me in primis, che dovrei sapere quanti erano i pazienti poi di cui avevamo i dati? Una sessantina. E infatti che era un grosso numero. Un gruppo, sì, interessante, diciamo. Sì, sì, sì. Dunque, adesso interrompo la condivisione e passo alla seconda presentazione, che invece è questa proposta che insieme ad Antonio e a Federico Lussana abbiamo un pochettino steso, direi un filino forse ambiziosa, ma per il momento è solo un'idea che vi presento. Allora, l'idea sarebbe quella di, vediamo se parte... presentazione, riprendi, ecco, no, scusate, allora devo interrompere la condivisione e ripartire con la condivisione. Allora adesso parto di qui e dovremmo partire con la presentazione. Non mi fa... Le chiedo di cliccare su riprendi presentazione. E me lo parte... questo... Okay. Perfetto. Allora torno indietro. Allora, quello che vorremmo proporre è quello di caratterizzare le CAR-T dopo l'infusione nel paziente con tre metodiche, il single cell RNA sequencing, e poi vi faccio vedere il perché, un immunofenotipo esteso e una nuova metodica, di cui magari il dottor Curti può spiegarvi meglio i particolari, con la quale possiamo caratterizzare il profilo immunometabolico di queste cellule. E lo vorremmo fare nei pazienti che effettuano la feresi e poi l'ingegnerizzazione con il recettore chimerico con un trapianto allogenico precedente o senza un trapianto allogenico precedente.
in breve, razionale, chiaramente le CAR-T stanno esplodendo, non tanto nella leucemia linfoblastica, dove è iniziata tutta la storia, quanto nei linfomi e nei mielomi, ma ci sono anche prospettive per ampliare l'utilizzo nella leucemia linfoblastica. Delle analisi molecolari abbastanza interessanti e molto recenti, ce ne sono pochissime, hanno dimostrato che le CAR-T dopo l'infusione vanno incontro a una selezione clonale con un'espansione, con un vantaggio selettivo per i cloni che hanno un landscape, diciamo un trascrittoma, arricchito in geni connessi alla citotossicità e alla proliferazione. Questo è il lavoro del gruppo di Tartu, Nature Communication del 2020. C'è poco altro in letteratura. E quindi è possibile che differenti signature trascrittomiche delle CAR-T possano essere associate a diversi pattern, sia di espansione che di citotossicità. Invece sul pattern, diciamo, trascrittomico, il pattern di espressione delle cellule del microambiente, io non ho trovato praticamente nulla. Quindi c'è molto poco, quindi, sull'interazione delle cellule con le cellule del microambiente. E questo è un po' il nucleo dell'idea, cioè le CAR-T che si ottengono dopo una recidiva in un paziente che ha effettuato un allogenico sono di fatto delle CAR-T allogeniche, perché noi prendiamo i linfociti del donatore e le espandiamo. Questi linfociti del donatore, teoricamente, potrebbero essere diversi o molto diverse dai linfociti autologhi di un paziente che è recidivato senza aver effettuato un trapianto allogenico. Perché? Perché i linfociti del donatore quantomeno sono stati esposti a terapie immunosoppressive e ai complessi stimoli cross-talking per il riconoscimento immunologico, le tolleranze, cioè l'induzione della tolleranza, eccetera. Diciamo il cross-talk self e non self. Quindi noi che cosa vorremmo fare? Con le metodiche che vi abbiamo detto, quindi un immunofenotipo esteso, single cell RNA sequencing, e questo profilo metabolico in cui possiamo valutare la funzione mitocondriale, la glicolisi, la produzione di ATP su cellule isolate, che vi ho segnalate con questa metodica particolare di Seahorse, vorremmo caratterizzare le CAR-T, le cellule leucemiche e il microambiente. E come facciamo? Non facciamo altro che prendere dei campioni di midollo e di sangue periferico. Abbiamo identificato due time points che possono essere ancora un po' raffinati, che sono 7-10 giorni dall'infusione, che chiameremo early, e un 28-30 giorni da infusione, che chiameremo late. Non abbiamo pensato di studiare anche la aferesi pre-infusione, perché da quanto abbiamo visto non è possibile fare nessuna analisi, nessuno studio sul prodotto aferetico per diciamo, termini contrattuali con la casa farmaceutica che produce, che crea, diciamo, produce, ingegnerizza le CAR-T. Quindi saranno analizzati le CAR-T autologhe, diciamo così, quelle dei pazienti che non hanno effettuato il trapianto, le CAR-T allogeniche, cioè quelle ottenute dai pazienti che hanno fatto un precedente trapianto allogenico, le cellule leucemiche pre e post infusione delle CAR-T, perché qui possiamo fare anche il tempo prima, dal tempo zero, diciamo, prima dell'infusione, e le popolazioni cellulari del microambiente pre e post infusione di CAR-T, che qui non abbiamo problemi. I gruppi di pazienti saranno, gioco forza, molto molto limitati. Vedrete anche che gli studi sono sempre, sì, diciamo, sono pazienti che si contano sulle due mani essenzialmente, però vedremo anche gli outcome clinici se ci sono dei segnali che emergono. Questa è la metodica del Seahorse per il metabolismo, dove si può vedere che si possono identificare, io non posso andare più nei particolari perché non li so, e l'Antonio eventualmente potrà, se ci sono delle domande più specifiche, rispondere. Qui vedete che però ci sono dei parametri sull'ATP, sulla respirazione, nell'ambito mitocondriale, per esempio. Questa invece è la single cell RNA sequencing, e questa è la forza di questa metodica. Questo è il pattern di single cell RNA sequencing di un midollo normale. Allora, cosa vediamo? Vediamo delle nuvole di diverso colore che rappresentano il trascrittoma con alcune migliaia di geni identificati. E vedete che ogni nuvola è una popolazione diversa, quindi la popolazione 1 sono le CD4, la popolazione 16 le dendritic cells, i monociti la 17, eccetera.
questa cosa qui è stata applicata, e questo è il lavoro di cui vi dicevo. Vedete che qui sono riportati casi, sono riportati 4 casi. Se guardate, non so se vedete, no, la freccia non si vede, scusate. Se guardate il riquadro a destra, vedete che ci sono le row, le linee, sono i pazienti, e le colonne sono i diversi time points. Quindi all'infusione, early, late e very late, sono una sequenza temporale. Vedete che queste nuvole, che sono abbastanza semplici perché sono derivate dalle CAR-T isolate, cambiano nel tempo, e quindi questo indica che il trascrittoma, cioè il patrimonio di quei geni, il modo in cui quelle cellule si esprimono, esprimono i loro geni, cambia nel tempo. Questo lo vediamo in una visione fusa insieme a sinistra. Vedete che ci sono, questo è solo il singolo paziente, e ogni nuvola è un time point diverso. Nicola. Vedete come la trascrizione si modifica nel tempo. È quello che noi vorremmo andare a vedere e paragonare le CAR-T ottenute post-allo genico dalle CAR-T, invece chiamiamole autologhe. I punti aperti sono: se c'è un interesse del gruppo, stabilire la dimensione del campione. Io penso che più di 4-5 casi non potremo fare per gruppo, 5 più 5. Il finanziamento, perché sono metodiche che hanno un impatto economico notevole. E poi, se riusciamo ad avere questi primi 3 punti, dovremo stabilire bene, con molta precisione, perché saranno casi preziosissimi, la logistica, quindi come raccoglierli, quando raccoglierli, se è possibile conservarli o se bisogna spedirli freschi, e poi chiaramente tutta la presentazione ai comitati etici e chiaramente tutta la parte necessaria di approvazione. Grazie. Oh, Nicola. Robin, tu volevi... Sì. No, il mio intervento era solo per il mouse, no, non è quello, però un commento lo faccio, perché Nicola, a me sembra molto, Nicola, tutti, perché tu presentavi, ma a nome di tutti ovviamente, no, a me sembra molto interessante, quindi voglio dire, aggiungo 2 cose. Noi abbiamo studiato diversi pazienti, ma non solo LAL, diciamo pazienti che hanno fatto chimeraia, perché di quello parliamo ovviamente, e tu hai detto un punto interessante, che non possiamo mai studiare il prodotto che viene infuso per queste follie totali di questa azienda, ma in ogni modo questo è un altro discorso. Però abbiamo monitorizzato diversi pacienti trattati non solo là le linfomi a grandi cellule, effettivamente diverse modulazioni vediamo anche sul compartimento citotossico, quindi c'è molto. Però mi sembra estremamente interessante. Noi abbiamo fatto, nessun paziente che ricordi io è stato trapiantato, e molti hanno linfomi, quindi ovviamente. Invece l'idea di studiare l'uno e l'altro mi sembra una cosa molto interessante, e poi ovviamente quella parte del trascrittoma è molto bello, quindi secondo me bisogna assolutamente farlo. La parte interesse c'è, è chiaro, come tu hai detto, il problema è stato trovare i pazienti, perché non è che ci sia un numero gigantesco. Per il momento, poi, perché voi dovete fare tutto con chimeraia o indipendente dal prodotto infusionale? Perché dovrebbe partire anche un altro prodotto per le LAL. E quindi forse dobbiamo vederlo. Qui, infatti, con gli esperti delle CAR-T dobbiamo guardare quali prodotti utilizzare. Perché quello potrebbe essere un discorso anche da non limitarlo al chimeraia, perché dove parli di l'altro prodotto che non avrebbe i limiti di età per uso, credo, compassionevole, però non cambia nulla. Quindi... Sì, sì, no, indipendentemente dal prodotto, professore. Quando sarà disponibile. Certo. Assolutamente. Posso? C'è una domanda. Se voglio solo finire solo una cosa, poi vi lascio se domande e commenti. Altra cosa. Il discorso economico cercherei di fare in modo che non diventi un problema, è caro, ma credo che troviamo i fondi, va bene, noi siamo molto interessati, quindi qualche risorsa si può mettere. So che Rita vuole dire qualcosa, poi vedo Fabio, vedo Gianni. Allora Rita va per questioni di genere. Se volete. No, io volevo chiedere un piccolo chiarimento sull'impostazione dello studio. Cioè, voi avete detto che non possiamo purtroppo studiare il prodotto quando ci arriva, diciamo, per infonderlo. Quindi voi quando andate a studiare dopo 7 giorni di infusione, per esempio, dall'infusione, se ho capito bene,
avete una mescolanza, cioè avete cellule non CAR e cellule CAR, oppure voi pensate di trovare il modo di separare? No, non sì, credo. Ho sì, capito sì. Bene? Ma allora, un modo per separarle c'è, ci sono dei sistemi... Togno per... il microfono. Scusate, non mi sentite? Sì. Cioè, un modo per identificare i CAR, cioè i linfociti CAR, c'è attraverso delle metodiche, per esempio la Milteni offre la possibilità di utilizzare delle biglie rivolte contro il CAR che consentono addirittura di separarle, isolarle, quindi con delle metodiche poi di su colonna immunomagnetica. Quindi da questo punto di vista, se vogliamo studiare il CAR, ovviamente anti-CD19, ovviamente, cioè convenzionali, la metodica c'è. È chiaro che quindi ci sono ormai le possibilità anche per la citofluorimetria, per esempio, per detectare la popolazione, identificarla e sortarla, quindi anche per studi eventualmente funzionali. No, perché la cosa che appunto volevo dire, in un certo senso, con la citofluorimetria tu riesci perfettamente a identificarle. Quindi anche facendo così, se vuoi fare uno studio sul trascrittoma a livello fluorimetrico, ce la fai benissimo, perché adesso ci sono degli anticorpi che funzionano molto bene nei confronti del CAR. Quindi le identifichi la popolazione. No, appunto era il discorso che non sapevo che si potesse anche riuscire a separarli in modo efficiente, in modo da poter avere una campionatura di studio. A noi interessa molto questa parte, quindi insomma ci offriamo alla partecipazione. Grazie, no, mi fa piacere moltissimo dell'interesse. E no, una cosa che non so, adesso stavo pensando adesso, ma credo di sì, cioè il single cell RNA sequencing dovrebbe sequenziare anche il recettore chimerico, cioè il trascritto del recettore chimerico. Quindi è possibile che nell'ambito della popolazione generale si riesca anche a identificare, sono poi due cose diverse, se vogliamo studiarle in maniera, diciamo, isolata, può essere anche un approccio, ma anche nel whole cell, diciamo, sample, credo che venga fuori il trascritto chimerico e quindi le identifichi in quei plot, in quelle nuvole molto complesse. Credo, Se va posso verificato, ma aggiungere penso di sì. una cosa, poi sto zitta, è il fatto di poter separare le popolazioni naturalmente ci dà un'immagine pulitissima di alcune cose, però non è detto che studiare tutti insieme non abbia un senso, perché noi abbiamo visto che l'influenza delle CAR-T sulle altre popolazioni esiste, che c'è un effetto bystander importantissimo poi per quello che si vuole ottenere. Tu alla fine vuoi creare delle cellule immunocompetenti, in fondo, poi chi sono, siano CAR, siano le altre, basta che funzioni adesso, come si dice in modo un po' volgare, no? Quindi a un certo momento non è detto che non ti interessi anche vedere la capacità di influenza sulle altre popolazioni. Solo Assolutamente, questo, e taccio. posso? Sì, Gianni e poi Fabio. No, mi aggancio a quanto ha detto adesso Rita, perché era esattamente quello che volevo sollevare. Questa è un'opportunità straordinaria, questa tecnica è. Per chi ha penato una vita nell'andare a cercare le informazioni sulla cellula, separandola, insomma, avere l'idea di poter fare il trascrittoma sulla singola cellula è veramente una cosa che mi fa impazzire. Ovviamente rischia di restare un esercizio tecnicamente straordinario se non viene portato avanti contemporaneamente anche gli altri, se non vengono portati avanti gli altri due aspetti. Quello dell'identificazione citofluorimetrica e quello della valutazione funzionale, ovviamente. Sono delle cose eccitanti queste. Chiedo a te o agli altri, dal punto di vista pratico, com'è che si decide che quella nuvoletta tra le tante popolazioni che vengono e che si spiazzano con colori diversi a destra, a sinistra, in alto, in basso, piccole, grandi nuvoli, cirri, nembi, eccetera. Come si fa a decidere che quella lì, che ha quel colore che si trova lì, è riferita alle dendritiche piuttosto che agli AGL, piuttosto che tecnicamente?
Allora, da quello che so, però se c'è qualcuno più esperto, perché sto imparando anch'io questa cosa, non è facile, deriva dalla signature nota delle singole cellule. Cioè sappiamo che i linfociti esprimono un set di geni e solo certo, lì, dendritiche, eccetera, e quindi dal punto di vista informatico, credo, questo è quello che ho capito, però cioè, se c'è qualcuno più esperto... Ci sono dei driver, ci sono delle impronte digitali che ci consentono di dire quali sono. Dei software che analizzano le risposte e ti piazzano le cellule in una certa maniera. Sì, e poi c'è dietro un bioinformatico che deve rielaborare. Sì, esatto, non è semplice. Sono due aspetti che hanno un grosso dietro impatto, sia un laboratorio esperto, sia la parte bioinformatica, c'è un grosso lavoro dietro. Robin, peccato invecchiare. Vabbè, va bene che gli altri facciano. Fabio. Ah sì, Fabio, scusa. Non sentiamo, io non sento. Fabio. Sentite? Sì. Ok, una domanda velocissima. Volevo sapere, questi test da chi verranno fatti? In quale laboratorio verranno? Cioè, sono curioso di sapere chi ha messo in pista queste procedure, queste metodiche. Allora, per quanto riguarda il single cell, ho un preliminare, bisogna vedere anche i tempi, quando parte la cosa, perché è abbastanza, diciamo, busy la situazione. Da noi, qui al Policlinico, c'è una disponibilità, però c'è un lag di qualche mese, insomma, perché sono in corso un po' di studi con Niccolò Bolli in particolare, che ha dato una generica disponibilità di collaborazione in base un po' a come vanno i progetti. Questo da vedere, insomma, da confermare, certo. Eventualmente da fare da parte scusa Nicola, scusa. Prego, vai da parte dell'immunometabolismo. Ne parlerò anche adesso relativamente al Bilatumumab come progetto di sviluppo della caratterizzazione, e noi ci candidiamo eventualmente a farla, perché stiamo investendo molto su questo tema, nel senso in laboratorio. Cioè, una cosa che personalmente credo che possa essere di grande interesse, soprattutto nel campo dell'immunoterapia, ovviamente. Cioè l'immunoterapia e l'immunometabolismo vanno molto, molto insieme. Quindi il futuro, credo che il futuro della caratterizzazione della risposta all'immunoterapia non può prescindere dalla caratterizzazione immunometabolica, più che oltre che ovviamente dalla caratterizzazione immunofenotipica. Però il grosso vantaggio dell'immunometabolismo è che vede una situazione dinamica di, appunto, trasformazione da un punto di vista metabolico, così come poi per quanto riguarda il tumore, prima ancora che venga acquisita un fenotipo statico e ben acquisito. E questo potrebbe anticipare degli eventi, dei fenomeni biologici che possono essere molto rilevanti poi nel guidare la risposta immune e la modulazione da parte degli agenti immunoterapici. Quindi è un tema molto, molto, molto caldo, ma anche molto interessante. Io sono, come dire, il nostro centro è interessato a partecipare. Dovrei, come dire, siccome anche il nostro laboratorio stanno facendo un sacco di studi sulle cellule CAR-T, ovviamente come tutti, per cui come dire, dovrei un attimo capire i nostri laboratori cosa stanno facendo, anche perché i campioni ovviamente sono sempre gli stessi, per cui non è banale. E poi l'altra cosa, quindi immagino che sia solo su Kymriah, perché come dire, sui prodotti in studio o anche compassionevoli, che a tutti quegli effetti vanno gestiti come protocolli da studio, non credo che su quelli si riescano a fare le analisi, no? Per cui sostanzialmente saranno i Kymriah fino ai 25 anni sulle linfoblastiche, mi immagino. Se non ci sono altri prodotti, probabilmente se non vengono fuori. Ma perché solo Kymriah? Perché sui prodotti in fase, sui prodotti in studio, non credo che, cioè, non si potranno fare le analisi sui protocolli di, cioè, in questo momento ci sono in fase 1, quelli commerciali, poi compassionevoli. Sulle linfoblastiche oggi c'è o Kymriah o c'è un fase 1 Novartis, e quindi sicuramente non può essere studiato il compassionevole Kite, esatto. Però a tutti gli effetti i compassionevoli vengono gestiti come in studio, per cui vedo questo abbastanza, nel senso che si può contattare la company, certamente. Possiamo, però tutte quante le valutazioni sui protocolli compassionevoli vengono sempre abbastanza limitati. Momento. Ma cioè la company può impedire che uno studi il paziente post infusione?
Allora, non credo che possa, come dire, bisognerà sentire la company, mette sul prodotto commerciale un prodotto comprato. Sì, sì, no, però capisco, però... Sul prodotto Kite bisognerà sentire. Si sentirà, ma non credo che possano dire, uno in fondo a qualcosa potrà studiare il proprio paziente. Capisco poco, ma lo capisco dal loro punto di vista, che non vogliono che uno studi quello che loro hanno prodotto. E poi qui apro una parentesi, siamo solo in quanti, in 80 persone, nessuno ci sente. Quindi è una cosa riservata, sì. Va da sé che il prodotto infusionale si studia. Beh, mi sembra talmente ovvio, noi li abbiamo studiati, tanto per fare outing proprio chiaro, che poi uno non li possa usare, ma sapere che cosa si infonde, cioè, voglio dire, mi sembra talmente ovvio che uno da un punto di vista di interesse, anche per delle sorprese impressionanti, con quello che si infonde o con quello che non si infonde, perché poi si potrebbe anche... Comunque, quindi un conto è non usarlo, però studiarlo direi di sì, perché poi fai le correlazioni dopo, fai gli studi bellissimi, forse uno almeno internamente una correlazione con quello che ha infuso e cosa c'è in quel prodotto lo vorrà sapere, che poi possa usarlo o meno si vedrà dopo, però quello lo farei ovviamente. Il prodotto, se voglio dire, compassionevole, è difficile che uno possa dare al paziente dopo, perché diventa responsabilità nostra, penso. Comunque lo chiariremo quello. Perché è chiaro che sarebbe molto importante, perché lì non ci sarebbe un limite di età, quindi i numeri diventerebbero immediatamente più alti. Si può anche fare un confronto tra due prodotti che diventa anche perché l'altro discorso che volevo fare, che secondo me è molto importante, perché... Due discorsi che avrei fatto, uno è già venuto fuori, ma è il fatto che questa è una metodica innovativa, noi siamo proprio all'inizio di questo percorso. Le CAR-T, come sapete meglio di me, stanno raffinando, alcuni se le fanno in casa, c'è tutto un fiorire di possibilità. Secondo me sarebbe importantissimo mettere in piedi un sistema molto sofisticato che permetta di valutare nel modo migliore le modificazioni indotte in vivo dal prodotto. Cosa che ha detto Rita, noi abbiamo avuto delle grosse sorprese nei pazienti trattati, e non sono tanto le CAR-T, ma quello che le CAR-T inducono su altre popolazioni cellulari. E abbiamo i dati di questo, e non sono neanche pochissimi ormai. Per cui questa è una cosa molto interessante, se riusciamo a farla con tecniche ancora più fini diventa ancora più bello, quindi mettere a punto un sistemino che funzioni e poi applicabile a tutti i prodotti che si svilupperanno, questo è l'inizio di un percorso che sarà molto lungo, su questo non vi è alcun dubbio. Quindi secondo me è da fare e poi si vedrà chi lo farà, poi tanti possono intervenire, l'importante è farlo bene, questo secondo me è una grossa opportunità, vedi che il campo serve. Utile, bello, molto. Okay, ecco. Grazie. Ci sembrava in questa fase storica che non potessimo non fare qualcosa sui CAR-T, ecco, insomma, come gruppo campus di monetaria. Quindi la proposta di Nicola e di Federico in particolare andava un po' in questa direzione, per cercare di mettere in piedi qualcosa, appunto, se vogliamo ancora embrionale, però che potesse nel tempo diventare una base su cui costruire metodiche, collaborazioni per implementare questa conoscenza per implementare un po' questo ricordato futuro. Io ricordo che queste cose qui le facevamo negli anni 80 quando davamo l'interleuchina 2 in vivo dei pazienti con mieloide acuta. Fummo tra i primi a farlo, primissimi, e lì cercavamo di vedere quello che l'interleuchina 2 induceva in vivo. Anni 80, adesso siamo qualche anno dopo, quindi chiaro che raffiniamo le tecnologie rispetto ad allora, ma la filosofia è la stessa. Tra l'altro, come ieri ha fatto vedere Sabina, noi abbiamo avuto quei dati del BLINA, di cui parlerà adesso Antonio, che ci hanno molto sorpreso. E questi in pazienti che non hanno mai fatto chemioterapia, questo è il punto interessante. Quindi il BLINA ha un effetto immunomodulante in assenza di chemio. Quindi non è solo l'effetto diretto sulla cellula leucemica via l'antigene, ma anche una modulazione immunologica dell'ospite. Allora, questo è estremamente interessante. Quindi più riusciamo a fare l'immunoterapia va a cicli. Abbiamo visto interleuchina 2, poi Rita si occupa di terapia genica con i geni e citochine negli anni 90 e poi andare avanti. Adesso siamo con questa storia qui, ma è interessantissimo. Bene, ottimo. L'ultimo commento sul Kite compassionevole. Possiamo sentire sicuramente la company per capire, insomma, se c'è spazio di studiare, di fare qualcosa.
Quello che sicuramente si potrebbe fare con i kite compassionevoli, non so quanti insomma, ne abbiamo fatti in Italia, perché non credo tantissimi per ora, sarebbe di raccogliere i dati real life del kite compassionevole, nel senso che questo è sicuramente, come dire, su questo sicuramente la company è aperta ed è disponibile agli investigator driven, perché quelli sono dati che altrimenti non vengono raccolti da nessuno, per cui che potrebbero essere anche dei dati più semplicemente, tra virgolette, clinici di efficacia. E questo, secondo me, come del campus, su questo potrebbe essere una piattaforma per aggregare. Assolutamente, Fabio, espando un attimino perché non so se si può fare, ma su Kymriah sappiamo quanti pazienti in Italia, diciamo i bambini, forse diverso, ma diciamo ancora piccolissima fascia. Io non so il numero in Italia, non lo so neanche da Novartis, adesso che ci penso. E oltre a sapere quanti sono, sappiamo come sono andati? Lo possiamo chiedere questo? Io non lo so, Novartis posso chiedere facilmente questo, perché anche qui, io non so, sono stati fatti. Che poi alcuni sono figli del bambino Gesù, pur essendo maggiorenne, ma questo non mi stupisce. Però voglio dire, qualche altro no. Allora potrebbe essere interessante sapere un attimino un po' di più. Io, qualcuno ha una risposta a questo o no? Perché sennò chiediamo alla Novartis molto chiaramente quanti stati fatti, se possiamo fare noi un piccolo registro, perché secondo me sono tutte informazioni. I CAR-T le useremo in modo completamente diverso da qualche anno, questo è evidente. Lo useremo molto prima, cercheremo di pulire la malattia minima come facciamo col Blina, è evidente tutto questo. Però avere già i dati adesso per ottimizzare, perché io lo dico sempre, non deve essere che tu non sai più cosa fare, fai le CAR-T come il trapianto tanti anni fa, con costi terribili, tossicità pesanti, ci manca solo che occupiamo i letti di terapia intensiva con le CAR-T in un momento anche di Covid. Quindi sono problemi veri questi, quindi tutto sommato se, non so se possiamo farlo. Ma ci chiedono avanti se hanno i dati loro, se possiamo farli noi, non lo so perché credo siano informazioni utilissime. Altro che. Bene. No, mi chiedevo che il tempo per me purtroppo. Posso fare anche l'altra relazione del gruppo successivo, Antonio? Fai tutto fino a sera. No, non ce la faccio. Grazie. Vai, 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 vai. Scusate, tanto. Allora, condividi l'ultima, tanto è molto breve, è La nel fracchiola gruppo, è dei. maturata nel gruppo clinico con D'Argenio, il Massimiliano Bonifacio e l'Anna Candoni. Allora, questo è, ne avevamo già parlato nel campus precedente, quindi l'idea che volevo proporvi, non, eccolo qua, no, non so perché. Allora. Riprendi presentazione. Riprendi presentazione. Allora andiamo su. No, però vede che mi porta quella precedente. Interrompo. Beh, se Bene, no mi noi faccio vediamo vedere bene. solo lo schermo. Non so perché faccia così. Allora questo, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, ma l'idea era quella di proporre al campus una raccolta prospettica e in parte retrospettiva, ma vedremo che sono stati fatti un certo numero di pazienti già in Italia. Con il rituximab in prima linea nella linfoblastica Filadelfia negativa CD20 positiva. Questo è solo per. Non so perché non va avanti. Ok, beh, sappiamo il background e quello che sappiamo, una quota, diciamo, in media del 30% delle linfoblastiche esprime il CD20, la sua espressione è stata correlata a una prognosi peggiore e da un pochettino, quasi un anno e mezzo. Scusate che mi si sta scaricando la batteria e non era. Un attimo solo. Vai Manovella. Una novella. Un Sì, da un anno e mezzo, anche se lo sapevamo da molto prima, ma non abbiamo potuto usarlo qua. prima. E quindi abbiamo avuto questa approvazione AIFA. Nel regime 648 e oggi è insieme in associazione con la chemioterapia intensiva può essere usato nelle linfoblastiche CD20 positive. Questi sono gli studi che conoscete in cui il rituximab ha dimostrato la sua efficacia in aggiunta alla chemioterapia migliorando gli outcome clinici e nel lavoro di Mori vediamo come l'aggiunta di rituximab sembra non aumentare gli eventi avversi se non
quelli legati all'infusione che conosciamo bene dalla terapia dei linfomi. Quindi la proposta è molto semplice, essenzialmente di raccogliere i casi che si faranno e che si sono fatti in questo anno circa del passato di linfoblastiche Filadelfia negative in prima linea, con, utilizzando il backbone del programma nazionale, diciamo 19-13, 23-17, inserendo il rituximab un ciclo per i primi 8 cicli e utilizzando il blinatumomab dopo il terzo ciclo in, come in approvazione. Questa è la prima proposta più semplice e quindi lo scopo sarebbe quello di identificare e di validare in uno studio real life l'efficacia del rituximab in aggiunta al backbone noto di chemioterapia. Un pochettino più complesso, e dipende dalla disponibilità eventualmente del GMEMA dei dati, potrebbe essere anche utilizzare i dati del 19-13 e del 23-17 in particolare sui casi CD20 positivi, nel caso del 23-17 in MRD che abbiano fatto il blinatumo, come un gruppo di controllo, e in questo caso ho calcolato la dimensione del campione, l'ho fatta io, quindi verificata da uno statistico. Se c'è una differenza di un 20% nell'outcome, dovremmo aver bisogno di una novantina di casi. Questo è lo schema che ha preparato il Renato Bassan, che ringrazio e che è stato anche utile nella discussione con il quale mi sono confrontato. E vedete che è il backbone del 23-17. Qui abbiamo il rituximab per una dose per ogni ciclo e qui il blinatumomab in MRD in indicazione. E abbiamo fatto anche una piccola survey per vedere quanti casi sono stati effettuati nei gruppi del campus. Su 43 centri interrogati, 35 hanno risposto. In questi 35 centri sono stati trattati 22 casi. Una parte dei centri che ringrazio e che ho anche contattato, disturbato telefonicamente, in alcuni casi non era per mancanza di pazienti, ma perché ancora la politica del centro era rimasta legata al trattamento senza rituximab. Quindi 11 centri hanno trattato 22 pazienti. Se pensiamo a una media ipotetica di 2 casi all'anno per centro, 1-2 casi all'anno per centro, quindi su 43 centri possiamo raccogliere da un minimo di 43 casi a un ragionevole 90 casi l'anno, che già in un anno potrebbero, insieme ai 22 casi già trattati, raggiungere e superare il centinaio di casi, e potrebbe essere una casistica, se trattata omogeneamente, che può essere interessante. Quindi sono le domande che faccio al gruppo: se vi sembra una proposta utile raccogliere i dati in prospettico nell'interregno nell'attesa che venga proposto il nuovo protocollo europeo sulle Filadelfia negative, con questa potenzialità di arruolamento. E come ho detto prima, possono esserci i due modelli: lo studio tipo fase 2, quindi real life osservazionale per vedere l'efficacia del rituximab in associazione anche al binatumor in MRD positività, ed eventualmente pensare di utilizzare anche il controllo storico selezionato in uno studio un pochettino, diciamo, se vogliamo, un pochettino più raffinato, che però avrebbe una forza maggiore, considerando anche l'omogeneità del trattamento. E qui ringrazio e chiudo. Tutti tacciono. Mi sembra. Sì, dottoressa Candoni. A me sembra, lo studio sembra interessante. Il problema è che dipende un po' dal lasso di tempo che ci vorrà per avere il nuovo protocollo del GMEMA e quindi del numero di casi che verranno poi trattati. Penso che il problema sia quello. Per quanto riguarda la popolazione di confronto, se noi riusciamo a raccogliere i dati, come io conto molto, io e il dottor Lazzarotto, dell'AL 19-13 Real Life, da lì si potrebbe prendere il gruppo di controllo, no? Perché penso sia meglio matchare con un gruppo di controllo di real life rispetto con un gruppo di controllo protocollato. E questo ci eviterebbe anche, certo, altre problematiche, penso. Quindi, grazie. Secondo me potrebbe essere, ecco, l'unica cosa
Forse alcuni casi, ma penso pochi, se tu fai uno studio retrospettivo nel breve e soprattutto prospettico nei prossimi mesi, potrebbero essere in overlap con quelli che raccogliamo noi, ma penso che siano pochi comunque. Nicola, una domanda. In quei 22 casi di cui hai dati, ma avevano fatto il BLINA? Questo non l'ho chiesto, perché ho fatto un po' fatto di corsa e ho chiesto solo se avevano fatto il Retuxla. Ok, perché non è il massimo. Perché l'altro, sì, quello è il primo punto. E poi ho detto Zaccandoni, adesso Renato l'ha detto ieri, il protocollo toccando ferro dovrebbe effettivamente essere in, dietro d'arrivo è una parola grossa, però è almeno formalmente approvato dai vari paesi, che è già stato un parto piuttosto faticoso. Ora bisogna scriverlo, vedere, quindi non sarà immediata la cosa. E poi credo, da quello che abbiamo discusso, che dovrebbe, cioè non sarà il protocollo proprio, credo che ogni paese alla fine potrà partire in tempi leggermente diversi in base alla burocrazia dei singoli paesi. Ciò detto, non sarà immediato, quindi io, se tutto andasse bene, 8-9 mesi secondo me passano, adesso di più, sai, uno rimane ottimista perché è molto importante che parta, quindi bisognerebbe attivarsi rapidamente, vedere se si riescono a mettere insieme. 100 mi sembra molto ottimistico come numerosità, onestamente, ma non fosse, forse neanche la metà non sarebbe male, voglio dire, ma sì, io ci proverei, ecco, poi vediamo. Va bene, allora io provo a sottometterlo al mio comitato etico e poi vediamo che tempi. Siamo vai, avere. Vai. Grazie allora. Grazie a te. Grazie. Io resto collegato, ma mi disconnetto. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Antonio, riprendi tu? Sì. Ok, vado avanti quindi io con il gruppo immunoterapia. Vi presento. Ok. Ecco. Bene. Io vi presento i dati, spero finali, di questo studio di cui ogni anno vi aggiorno, ma spero qui quest'anno di essere arrivato, speriamo di essere arrivati, diciamo, alla conclusione. E come sapete è uno studio osservazionale multicentrico, prospettico, volto a valutare il profilo immunologico dei pazienti trattati con Blinatumomab, ovviamente nell'ambito di quella che è la pratica clinica corrente. Questo è il gruppo immunoterapia. Lo studio, come sapete, è uno studio appunto che arruola pazienti con leucemia acuta linfoblastica B di età superiore a 18 anni che sono candidati a terapia con Blinatumomab o con l'indicazione Filadelfia negativa e MRD positivi o pazienti ricaduti refrattari. Gli obiettivi dello studio li vedremo un po' meglio punto per punto mentre vi presento i dati. Comunque sostanzialmente in generale gli obiettivi erano quelli di provare a fare una caratterizzazione citofluorimetrica di questi pazienti, del profilo immunologico del compartimento linfocitario sostanzialmente, perché irrazionale, lo abbiamo detto tutte le volte, nel trattamento con Blinatumomab è che non possiamo limitarci ad analizzare la cellula target senza analizzare il compartimento che poi è quello che espletta la funzione citotossica immunologica. La metodica scelta più banalmente rispetto a quelle che abbiamo appena sentito, una metodica citofluorimetrica e che abbiamo scelto anche per rendere i dati eventualmente prodotti fruibili da tutti i laboratori, nel senso l'idea era quella di fornire un pannello che potesse essere utile a tutti, secondo, nell'ambito di una pratica di laboratorio normale, ecco, insomma, non all'interno solo di un programma di studio o di ricerca. Abbiamo raccolto campioni di sangue periferico e campioni di midollo al baseline, al giorno 14 solo il sangue periferico, al giorno 28 e all'eventuale ricaduta. Ci siamo limitati a raccogliere campioni durante il primo ciclo e questo durante un ciclo,
E questo perché abbiamo pensato di studiare soprattutto quelli che potevano essere le modulazioni e le eventuali associazioni con la risposta precoci per vedere, per capire quindi come andare avanti eventualmente con i cicli successivi. Chiaro che lo studio sul Dialba, che è stato più volte citato, ci fa capire invece come probabilmente, almeno in quel contesto, con l'associazione col Dasatini, le cose possono cambiare anche con i cicli successivi, anzi sicuramente il proseguimento del trattamento con Brina può avere un effetto, ma in questo caso ci siamo limitati al primo ciclo. Abbiamo analizzato 29 pazienti, che era sostanzialmente il target, purtroppo un paziente risultato non valutabile in corso di valutazione, quindi perché il target reale era 30. Queste sono le caratteristiche molto grossolane dei pazienti, fondamentalmente 11 pazienti con leucemia acuta linfoblastica Filadelfia positiva e 18 con leucemia acuta linfoblastica Filadelfia negativa, caratteristiche di rischio. Interessante la fase di malattia, vedete come ci siano 9 pazienti trattati in una fase di ricaduta refrattarietà, la maggior parte, e questo è un dato molto interessante da valorizzare, credo, la maggior parte sono stati pazienti trattati in una fase di MRD positività. La risposta è stata nei pazienti trattati in fase di ricaduta refrattarietà del 44%, cioè 4 pazienti hanno ottenuto la remissione completa. Nei pazienti trattati in fase di MRD, positività, 7 hanno ottenuto l'MRD negatività, quindi sono solo il 35%, che è un dato forse un po' sotto la media. Stiamo considerando tuttavia il primo ciclo di terapia. Allora, il primo aim dello studio che ci siamo dati anche vedendo i dati fondamentalmente è stato quello di valutare i cambiamenti che si verificano durante il primo ciclo di Brunatuda sulle varie sottopopolazioni immunologiche e in particolare un focus su quelli che sono gli immune checkpoint receptors, che come sappiamo sono importanti ed associati ad una minore o maggiore risposta al farmaco. Questo soltanto per dirvi che in tutti i casi che noi abbiamo trattato e seguito abbiamo avuto una depressione del compartimento B molto spiccata. Questi sono dati sul sangue periferico in tutti i pazienti, anche a carico di quelle cellule eventualmente presenti nel sangue periferico attribuibile alla quota di blasti, quindi che coesprimevano CD10 o CD22 a seconda del subset. Quindi l'effetto, diciamo, blinatumumab lo abbiamo osservato sostanzialmente in tutti i pazienti. Vedendo quindi ai dati immunologici, per quanto riguarda il primo aim, cioè le modificazioni che abbiamo osservato sul compartimento immunologico, abbiamo analizzato innanzitutto i CD4, CD8 e CD3. Abbiamo osservato delle piccole differenze a carico dei CD3 che vengono ad aumentare, soprattutto dal più 14 al più 28, e un piccolo incremento dei CD8, anche questo durante il trattamento dal più 14 al più 28. Scusate. Siamo andati a vedere le varie sottopopolazioni, sia dei CD4 che dei CD8, abbiamo osservato soprattutto un lieve, anche qui, incremento della popolazione di CD8 naive a carico soprattutto nel passaggio dal giorno più 14 al più 28, e anche qui un piccolo incremento però statisticamente significativo dei CD4 terminalmente differenziati. Abbiamo analizzato il compartimento NK, in particolar modo abbiamo distinto la frazione CD56 bright
dalla popolazione CD56 Bright, fondamentalmente chiamata anche più soppressoria, dalla popolazione citotossica che ha una minore espressione dei CD56, e quello che abbiamo osservato è un incremento significativo di quest'ultima, della frazione CD56 DIM, dal baseline al più 14 e al più 28. È un dato statisticamente significativo, molto interessante, che vedremo poi dopo ritorna nella correlazione con la risposta. Insomma, sappiamo, il lavoro di Duell pubblicato su leuchemia 2017 identifica come la popolazione T regolatoria come fondamentale nel predire la risposta al blinatumomab. Cosa succede a questa frazione e anche alle sottopopolazioni che abbiamo potuto identificare utilizzando una marcatura dedicata? Cosa succede durante il trattamento? Globalmente c'è una riduzione dei linfociti T regolatori e anche globalmente della frazione di linfociti T regolatori, dei subset di linfociti T regolatori. Anche questo è un dato significativo che si vede in maniera significativa, per esempio, su questa quota di naive e di effector T-rex che rivedremo poi successivamente. A proposito dei T regolatori, avevamo inserito nel pannello la marcatura col CD39. Il CD39 è una ectonucleotidasi dell'ATP che media il passaggio dell'ATP ad AMP, rendendo poi l'AMP disponibile per la conversione ad adenosina. L'adenosina è un potente induttore e stabilizzatore dei T regolatori, per cui ci sono moltissimi dati, soprattutto nei tumori solidi, che identificano questa popolazione di T-reg che esprime CD39 come una popolazione altamente soppressoria o comunque una popolazione importante nel microambiente tumorale. Quello che noi abbiamo osservato in corso di blinatumomab, contrariamente a quello che abbiamo visto sulla popolazione di T-reg totali, un incremento significativo soprattutto degli effector T-reg a partire dal baseline e al più 14, un incremento che poi si riduce al più 28, quindi un aumento della quota di CD39 T-rex sia effettori che non secreting, che si trova che si manifesta maggiormente al punto intermedio della nostra valutazione. Cosa succede per quanto riguarda i checkpoint, gli immune checkpoint? Allora, abbiamo osservato un significativo incremento dell'espressione del PD-1 sulla frazione CD4 central memory, un incremento che si vede maggiormente nel passaggio dal baseline al più 14, e molto interessante un significativo incremento anche qui dal baseline al più 14 sui CD8 e in particolare sulla frazione effector memory e effector memory esprimenti il CD45RA, che come sappiamo è la frazione terminalmente differenziata che dovrebbe aver incontrato l'antigene. Altri checkpoint che abbiamo analizzato, meno significativo l'effetto sul LAG-3, che comunque risulta essere debolmente ma significativamente aumentato sulla frazione sia dei CD4 che ancora una volta degli effector memory CD8. Il dato sicuramente interessante, invece, perché è significativo l'aumento del CTLA-4 sulla popolazione CD4 totale, ed in particolare sulla frazione di effector T-cells, mentre invece il CTLA-4, a differenza del PD-1, non risulta essere modulato sul compartimento CD8. Il dato forse più eclatante, che avevamo però già presentato l'anno scorso perché emergeva già da dei dati un po' grezzi, è l'effetto su TIM-3. Checkpoint che sta emergendo, per il quale ci sono anche dei farmaci in sperimentazione e in utilizzo in vari contesti, tra cui le leucemie acute mieloidi, le sindrome mielodisplastiche,
è molto interessante notare come vi sia soprattutto nel passaggio dal baseline al più 14 un significativo incremento dell'espressione del TIM3 sui CD8, in particolar modo, ancora una volta, se ricordate, come PD1, effector memory esprimente CD45RA, quindi sulla frazione che teoricamente dovrebbe essere quella che ha incontrato l'antigene. Quindi potremmo speculare su questo discorso, magari poi lo facciamo in fase di discussione. Il ligando del TIM3, la galettina 9, che avevamo inserito fondamentalmente nel pannello per studiarlo sui linfociti B ed invece non abbiamo trovato nessuna modulazione da questo punto di vista, risulta essere invece significativamente appregolato sulla frazione CD4. Adesso anche questo il dato offre mille speculazioni, però è interessante come TIM3 venga pregolato sulla frazione più terminalmente differenziata dei CD8 e venga anche il suo recettore, il suo ligando venga appregolato nello stesso time point sulla frazione CD4, comunque sulla frazione T helper. Quindi potrebbe esserci un link tra questi due findings, tra queste due osservazioni. Quindi il summary di questo primo blocco di dati che risponde alla prima domanda del nostro studio è questo, fondamentalmente, che durante il primo ciclo di trattamento con blinatumomab ci sono dei cambiamenti che risultano essere statisticamente significativi, diciamo delle osservazioni a carico delle cellule del sistema immunitario. In particolar modo abbiamo un incremento della quota di NK citotossici, che è un dato che ricorre anche nello studio del professor Foy, correlato di Sabina, correlato con lo studio di Alba, che non è una informazione scontata, perché pochi dati, almeno a mia conoscenza, nessun dato correlava un'attività di blinatumomab su questo compartimento, che peraltro è sostanzialmente CD3 negativo, quindi dobbiamo immaginare un effetto bystander del blinatumomab sulle cellule NK, quasi come un meccanismo che si va a sviluppare sul microambiente per effetto del killing da parte dei CD3. Vi è una progressiva riduzione dei T regolatori e soprattutto dei subset dei T regolatori, anche se abbiamo osservato una pregolazione del CD39 sulle varie sottopopolazioni di T regolatori, CD39 che, come abbiamo visto, è un marker di soppressione piuttosto interessante, piuttosto almeno correlato con un certo grado di un certo incremento della capacità soppressoria dei T regolatori. Per quanto riguarda i checkpoints, dei quali ci sono alcuni studi che stanno venendo fuori, anche se tutto sommato su casistiche ancora un po' aneddotiche, case report, abbiamo osservato sostanzialmente per lo più un incremento di quasi tutti i checkpoint, con un particolare riferimento al PD1 e al TIM3, sia sui CD4 che sui CD8. Cosa interessante, questo incremento, almeno sui CD8, lo abbiamo osservato soprattutto sulla frazione effector memory. Effector memory o addirittura effector memory CD45 era positiva, quindi teoricamente terminalmente differenziata. Che sia un marcatore di exhaustion, che sia un marcatore invece di attivazione, è interessante notare come, soprattutto per TIM3, il più 28, cioè al termine, diciamo, del ciclo, l'espressione di TIM3 ritorna ad essere quella basale. Quindi è un dato, almeno nella nostra osservazione, di un incremento transitorio. Quindi su questo potremmo speculare, cioè nel senso, non potrebbe anche essere un marcatore di attivazione e non necessariamente, come spesso viene proposto, un marcatore di exhaustion della risposta CD8. Il secondo punto, la seconda domanda che ci siamo posti da questo studio è se vi fossero delle associazioni più che correlazioni con la risposta tra i vari marcatori e tra i cambiamenti che abbiamo in qualche modo osservato. Allora, quindi siamo andati a prendere i pazienti responsivi e i pazienti non responsivi, messi tutti insieme, sia ovviamente dal gruppo, non abbiamo ancora distinto tra MRD positivi e
relapse refractory, ma è un'analisi che chiaramente stiamo conducendo. Quello che abbiamo osservato è un incremento, una correlazione statisticamente significativa al più 28, quindi al termine del trattamento, con la risposta della espressione. Scusa, Antonio, sì? Antonio, scusa se mi permetto, ma mi aiuta a capire meglio. Siccome tu sottolinei che è statisticamente significativo e a guardarlo mi sembra tutto uguale alcuni di questi, sì, allora forse è l'effetto scala. Che è logaritmica. È quello, bisognerà cambiarlo un pochino perché sennò a guardarla così sembra tutto uguale. E poi vedo che i dati sono piuttosto dispersi. È errore standard o deviazione standard quella? E di che numeri stiamo parlando? Allora, quelli che vi presento, tranne dei dati su Team 3, che sono invece su una casistica un po' più piccola, sono su tutti i pazienti, su tutti i 29. 29, ok. Sì, sì, sì. Grazie. Quelli di cui abbiamo i dati, per cui abbiamo potuto fare delle correlazioni, sono sostanzialmente su tutti i pazienti. E questo è la deviazione standard o l'errore standard? Questa è la deviazione standard, sì. Grazie. Quindi il dato forse più interessante che scaturisce dall'analisi sui CD3 è la correlazione con la risposta, cioè l'incremento dell'espressione nei responders dei CD3 che esprimono l'HLA-DR, che potrebbe essere interpretato come un marker di attivazione. E dati un po' meno significativi, però statisticamente significativi, anche come percentuale, numero assoluto di CT3. Per quanto riguarda invece gli NK, che avevamo visto modulati nella frazione appunto citotossica incrementata, qui abbiamo invece una riduzione nei pazienti responsivi al termine del trattamento della quota CD56 bright, cioè quella quota che non è che è caratterizzata per una ridotta capacità citotossica, che alcuni definiscono anche soppressoria. Quindi ci sarebbe una correlazione, un'associazione tra la risposta e una riduzione di questa quota al termine di trattamento. Questo dato, messo insieme con la modulazione durante il trattamento, potrebbe essere interpretato come un effetto positivo e del blinatumomab, che va a ridurre una quota fondamentalmente che non è funzionale all'attività dei linfociti T. Qui abbiamo rispetto un dato molto evidente per quanto riguarda la quota di CD4 effector memory, che si riducono notevolmente al 14° giorno nei non responders rispetto ai responders. E questo è un dato che è anche presente in letteratura, dove al più 14 gli effector memory e central memory tendono a ridursi. Abbiamo analizzato i checkpoint che abbiamo visto modulati soprattutto sulla frazione CD4 e soprattutto anche CD8. Anche qui al termine del trattamento abbiamo osservato una correlazione tra la risposta e la percentuale di CD4 esprimenti il PD-1, che risulta essere maggiore nei pazienti non responders al termine del trattamento rispetto ai pazienti responders. Abbiamo visto il Team 3, che come vi ricorderete è particolarmente evidente nella sua modulazione durante il trattamento. L'abbiamo osservato correlato e associato alla risposta al più 14, cioè nei pazienti che risultano essere non responders al più 14, Team 3 risulta essere più avere un'espressione più elevata, sia sui naive che qui sui central memory. Venendo ai CD8, la differenza che è risultata significativa risulta essere quella al termine del trattamento, e anche in questo caso abbiamo osservato una differenza, una riduzione e una correlazione con una ridotta espressione del PD-1 nei pazienti responsivi.
Per quanto riguarda Team 3, che è il cui dato è un po' più debole in termini di risposta, però risulta comunque essere significativo, vista la differenza notevole, perché purtroppo Team 3 era una metodica intracitoplasmatica, è una metodica intracitoplasmatica che non tutti i centri hanno potuto fare. Però vediamo, soprattutto al più 14, quindi ritorna a quel concetto che sembra essere un fenomeno transitorio, al più 14 noi vediamo una correlazione con la risposta, perché i livelli di Team 3 sembrano essere più elevati sui CD8 al più 14 dei pazienti che poi non hanno risposto. E questo è un dato che lo ritroviamo anche e soprattutto su quella frazione effector memory dove prima vedevamo la modulazione in corso di trattamento. Quindi penso che questo sia un dato importante da valorizzare che può in qualche modo supportare le modificazioni che abbiamo visto durante il trattamento. Per quanto riguarda i naive e i Treg, il dato già riportato in letteratura viene in qualche modo confermato, nel senso che noi abbiamo una minore percentuale di linfociti Treg, soprattutto naive, nei pazienti responder rispetto ai non responder. Al termine del trattamento vediamo un aumento di questa frazione di non secreti non Tregs che rientrano nel pannello, il cui significato biologico è molto discusso, perché tra questi si possono anche nascondere popolazioni effettrici dei linfociti T quali TH17. Quindi il fatto che vi sia un incremento di questa popolazione nei responders potrebbe anche essere tutto sommato logico se pensiamo a questa popolazione come una popolazione effettrice. Il CD39 che avevamo visto correlato con una modulazione, cioè modulato in corso di trattamento, lo vediamo correlato con la risposta al baseline sulla frazione di naive Tregs, che è quella che abbiamo visto anche globalmente correlata con la risposta e che risulta essere ridotta nei pazienti responders, e questo è un dato interessante perché il CD39 identifica una popolazione maggiormente soppressoria, quindi è interessante che sia ridotta nei pazienti responders e ridotta anche al tempo 14 su una popolazione, su altre sottopopolazioni di linfociti T regolatori. E questo credo che sia un altro dato interessante. Il summary, per cercare di dare un significato un po' a tutte queste osservazioni, ho cercato di tradurlo in questi concetti. Questo studio al baseline, quindi se vogliamo identificare dei fattori predittivi della risposta prima del trattamento, è riuscito sostanzialmente a confermare i dati già presenti, e cioè che i Tregs basali si correlano con la risposta. Abbiamo però delle differenze forse tra le varie sottopopolazioni di T-regolatorie, e in particolare tra i naive T-rex e questa popolazione di non secreting, secreting non T-rex, su cui potremmo ragionare. Avendo inserito un marcatore identificatorio dei Treg in questo pannello, abbiamo forse identificato un possibile nuovo marcatore predittivo che può essere in qualche modo associato alla risposta, visto che al baseline l'espressione del CD39 correla con la risposta. Durante e dopo il trattamento, quindi questo come predittività pre-trattamento. Durante e dopo il trattamento le associazioni più significative che abbiamo osservato sono state tra la popolazione di NK non citotossici, che sono ridotte nei pazienti responders, e la modulazione soprattutto su una popolazione effector memory, comunque memory dei CD8, del PD1 e di Team 3, fortemente associate con una ridotta
risposta, cioè aumentata nei pazienti responders. E questo in corso di trattamento e soprattutto dal più 14 per quanto riguarda TIM3 e anche al più 28 per quanto riguarda il PD1. Ok, questi sono i dati che, se vogliamo, possiamo commentare adesso. Volevo soltanto dare uno spunto, ma in parte lo abbiamo già detto. Questo studio ovviamente offre lo spunto per andare avanti, certamente, per ampliare la casistica, per andare a vedere meglio i pazienti di cui abbiamo raccolto il midollo, dei quali purtroppo non abbiamo una casistica così ampia, ma che perché abbiamo soltanto 12 pazienti, ma dei quali possiamo forse fare delle confronti, non tanto dell'associazione, ma dei confronti negli stessi pazienti con il profilo da sangue periferico, ed è quello che stiamo cercando di fare, cioè vedere se negli stessi pazienti, per intenderci, che appregolano il PD1 o il TIM3, c'è la stessa appregolazione nelle stesse popolazioni del midollo, e questo lo possiamo fare e penso che sarà un punto fondamentale. L'altro aspetto era quello appunto che abbiamo accettato dell'immunometabolismo, che è un aspetto su cui personalmente ultimamente mi sono, del quale mi sono particolarmente interessato. Una metodica che abbiamo sviluppato di tipo citofluorimetrico consente praticamente in tempo reale ex vivo, che si chiama Shenit, di utilizzando appunto degli inibitori metabolici, di andare a analizzare il profilo metabolico delle varie sottopopolazioni analizzate e identificate in citofluorimetria. Questi sono per esempio dati che noi stiamo producendo nelle leucemie acute mieloidi, dove si vede appunto la fattibilità di questa metodica, che consente sulle varie sottopopolazioni di identificare per esempio una dipendenza mitocondriale, una capacità glicolitica, una dipendenza dal glucosio, l'utilizzo di fonti alternative per la bioenergetica come gli aminoacidi e gli acidi grassi. Una metodica che si può, questa la possiamo saltare, che possiamo applicare anche in corso di trattamento. Questo per esempio è il profilo immunometabolico di un paziente sottoposto con leucemia acuta mieloide trattato con venetoclax, e vedete come dalla diagnosi, cioè dal momento della diagnosi alla fase immediatamente successiva al trattamento, vi siano delle differenze molto significative nel profilo metabolico di questi dei linfociti del paziente. Come a dire, ecco, il significato ovviamente è tutto da capire, però ecco, è una metodica che fornisce sicuramente delle informazioni molto importanti. E potrebbe essere molto interessante, ecco, applicare queste metodiche, così come altre, ai pazienti trattati con Blina, perché certamente questi offrono anche una casistica importante sulla quale si può ragionare anche in termini di correlazioni e associazioni con la risposta. Ho finito. Grazie. Allora, Antonio, sei tu che devi... Tu coordini. Sì, allora, io ho finito la mia presentazione. Chiaramente... mi fa piacere se ci sono domande o critiche o commenti. I dati... Una mano alzata, guarda che c'è una mano alzata, Sabina. Sabina, prego. Sì, Antonio, grazie mille. Possiamo eliminare la condivisione dello schermo, così ci vediamo in faccia. Grazie. Quindi, per capire, in realtà devi più risposta al giorno più 14. Cioè vedi quasi una tisana exhaustion al giorno più 28, ho capito male, perché c'è un upset all'ASH molto interessante a mio giudizio di quest'anno, in cui viene suggerito che in realtà l'impiego del blinatumomab per 28 giorni non sia poi così produttivo, perché gli autori riferiscono che ci sia una tisana exhaustion, e un po' i tuoi dati sembrano quasi, cioè sembrano sì, corroborare sì. Questa ipotesi, giusto? Ma guarda, sì, nel senso che il TIM3 è un marcatore classicamente associato all'exhaustion, per cui
l'incremento e l'associazione con la risposta durante il trattamento sembra indurre a questa riflessione. C'è da dire che noi lo vediamo soprattutto al più 14, quindi dopo al più 28 questa pregolazione, diciamo sulla stessa popolazione, non la vediamo più. È anche vero che noi potremmo anche immaginare che in 14 giorni ci possa essere anche un esaurimento di quella popolazione, cioè che poi non la vediamo più proprio perché non c'è più. E quindi questo è un dato che potrebbe prestarsi anche a delle elucubrazioni, però certamente un market di exhaustion come Team 3 viene fuori, ed è quello che viene fuori in maniera più potente. Gianni, pensa che Team 3 abbiamo noi due. Team 3, grazie. Un exhaustion senza fine. Sì. Senti, Antonio, io te l'ho già chiesto di sicuro, ma non, hai avuto occasione di studiare qualche paziente dopo un secondo ciclo o nessuno? No, l'abbiamo. L'abbiamo fatto dopo un ciclo e ci quello sì, ma se per caso sai può capitare internamente. Però sì, effettivamente l'idea è potremmo, certamente credo anzi sia molto utile andare avanti ed eventualmente analizzare questi profili durante anche i cicli successivi. Il problema secondo me, adesso vedo che Fabio la mano alzata, però il problema secondo me è che forse tu vorrai chiudere una prima storia, immagino. Sì, sì. Beh, io, da un po' che ci lavori, non è un lavoro piccolo questo, anzi enorme. Io penso che, anche ne avevamo parlato all'interno del tuo gruppo, i dati siano sufficienti per scriverlo un paper. Poi, adesso è chiaro che non è nulla di trascendentale, però diciamo alcune informazioni nuove vengono fuori, cerchiamo di confezionarle bene, mi concentrerei soprattutto su alcuni marcatori che sono effettivamente abbastanza nuovi, i CD39 per i T-reg e sicuramente Team 3 per quanto riguarda i CD8, perché sono forse le cose più innovative. C'è qualcosa o hai tu qualcosa per quanto riguarda cosa succede se invece di usare blinatumab usi inotuzumab? No, dati, non ho esperienza su questo. Letteratura non c'è niente. Ma allora, l'inotuzumab ovviamente non è un diverso, sì. Un bite, certo. Per cui agisce, certo. Se agisce con un meccanismo, diciamo, di che potremmo dire morte immunogenica, cioè uccide le cellule in un certo modo e potrebbe farlo dal momento che contiene un derivato dell'antracicline, che sono certo. Potentemente immunogeniche. Per cui, però, a mia conoscenza non ci sono dati su questo e sarebbe anche molto interessante, compreso anche il gentuzumab, sarebbero da studiare in questa ottica, cioè se uccidono le cellule tumorali leucemiche in un modo immunogenico dal momento che introducono all'interno delle cellule una sostanza chemoterapica che, essendo derivato delle antracicline, tipicamente fa rilasciare ATP, fa rilasciare danger signals che poi vanno ad attivare la risposta immune. Grazie. Vedo due mani alzate, Antonio. C'è Fabio e poi Elisabetta. Sì, Fabio e Elisabetta. Fabio. Eccomi, solo velocissimo. Vedo che i numeri sono pochi, per cui sarà forse difficile rispondere, ma se c'è una correlazione con il bulk di malattia, perché in qualche modo l'espansione dei vari sottotipi cellulari potrebbe essere anche relato alla certo. Quantità di malattia, allora, e al target. Allora, questa analisi non abbiamo ancora fatto tempo a farla, però molti pazienti, la maggior parte dei pazienti sono stati trattati in fase di MRD, quindi c'è un po' uno squilibrio tra i due, che però in un'ottica, diciamo, di pubblicazione potrebbe essere anche interessante, visto che insomma Blina è certamente un grande farmaco, insomma, soprattutto sulle MRD, adesso non lo abbiamo, io penso questo, quindi come tutta l'immunoterapia vera, quindi avere questi dati soprattutto su una casistica di MRD può essere valorizzato in questo, però lo analizziamo meglio questo dato, certamente.
Elisabetta, ma perché non ti appalesi mai? Perché sono io. Eccola qua. Finalmente. Sei diventata impresentabile, no? Finalmente posso fotografarti. Abbastanza. Ma hai la mascherina e gli occhiali. Esatto. Ormai non vedo più niente. No, scusami Antonio, volevo chiederti una cosa. Nella prima parte hai fatto vedere come si osserva un incremento delle cellule NK citotossiche, mentre nella seconda parte di correlazione con la risposta dici che le non cytotoxic NK cell are reduced, sì, in responders. Volevo un attimino capire meglio allora, questa cosa, cioè nei responders dunque le NK citotossiche sono aumentate? Sono aumentate, ma non correlano con la risposta, mentre invece tra le due sottopopolazioni di NK, quelle che correlano con la risposta sono ridotte quelle non citotossiche, mentre che correlano quelle soppressorie. Quindi sono le due sottopopolazioni, una è modulata ma non correla con la risposta e l'altra correla con la risposta. Questo è il dato. Che e questo da un certo secondo punto... te alla fine che cosa, scusa? È difficile da venderlo questo. Beh, allora io distinguerei fondamentalmente le due cose, nel senso che noi abbiamo fatto due tipi di analisi. Una per capire come il blinatumomab eventualmente modula certi marcatori ed è la prima parte. Certo. Poi, e questo è un punto che potrebbe essere anche svincolato dalla risposta, non necessariamente correlato con la risposta. Poi siamo andati a vedere, ovviamente, se le varie sottopopolazioni che abbiamo ovviamente inserito nel pannello avevano degli addentellati, dei correlati con la risposta. Non è detto che le une e le altre siano perfettamente coerenti, perché certo vedere un incremento comunque in corso di trattamento e una correlazione della risposta della popolazione controregolatoria potenzialmente ci può far dire che gli NK sono importanti, per esempio, in questo, nella risposta, sia perché vengono da una parte modulati, dall'altra, però è chiaro che è uno studio di descrizione e di associazione, per cui la discussione si presta a mille speculazioni e appunto ha delle speculazioni, non vuole essere esaustiva, dovremmo forse fare degli studi funzionali e caratterizzare meglio questo tipo di comportamenti e questo tipo di cambiamenti. No, è che banalmente, in maniera molto più semplicistica, ma aspettavo anche sulla base di tutte le nostre discussioni sul Dialba, no, col dasatinib, vedere che con i cicli successivi l'approfondimento della risposta in termini di MRD potesse essere correlata all'effetto del dasatinib sull'NK, veniva così più, diciamo, semplice pensare che ci fosse una correlazione tra le cellule NK citotossiche e la risposta. Sì, ma credo che non sia uno studio che abbia la forza per mettere insieme i dati biologici con quelli clinici, no Antonio? No, infatti. Perché poi abbiamo pochi pazienti con una recidiva ematologica e globalmente non... era più uno studio appunto di tipo, sì, di, secondo di me, biologico. Biologico, descrittivo, esatto. Biologico. Difficile per... fare correlazioni cliniche perché non ci sanno in questo meno. Con questo non riusciremo a trarre delle conclusioni. Io credo che con questi numeri convenga concentrarci appunto sulla prima parte, sennò diventa tutto più complicato. Comunque grazie, lavoro enorme, sì, veramente. Mamma mia. Quanto costa un pannello completo per ciascun caso? Costa. Tanto, sì. Costa tanto, sì, perché sono veramente tante tante marcature, quindi quantificherei intorno ai 300, 400, 500 euro
più o meno una marcatura. Poi noi abbiamo messo a punto anche le quantità di anticorpi, riducendole, insomma, ottimizzandole. Alla fine siamo riusciti a far tutto senza fondi, perché alla fine quei fondi che ci dovevano arrivare da Amgen, voi non ci crederete, ma sono ancora lì che tratto per averli. Sono passati tipo 3 anni, e stiamo parlando di cifre molto basse, però ci sono problemi burocratici. Però siamo riusciti, insomma, ad avere gli anticorpi, a riuscire in qualche modo a finire. Adesso vediamo di buttare giù un draft che chiaramente condivideremo, vediamo un po' come impostarlo. Sì, devi cercare di chiuderlo, Antonio, certo. Bene, allora, niente, se non ci sono altre domande, passo la parola al gruppo clinico che tra l'altro siamo in un ritardo clamoroso, per cui mi scuso, anche ci scusiamo, dovevamo essere rapidi. Gruppo clinico vedo 1, 2, 3, beh, Nicola non c'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presentazioni circa. Comunque lascio la parola a 3 coordinatori. Chi parla? Parto io e saluto e faccio una brevissima introduzione e poi condividerò la moderazione con le altre coordinatrici, ovviamente con Anna e con Michela. Allora parto da qui per intanto mostrare la composizione del gruppo, che come è stato detto si è generato quest'anno dalla fusione dei gruppi che erano preesistenti, quello delle TALL, quello dei giovani, cosiddetto chiamato gruppo giovani, e il gruppo delle recidive, partendo dal punto che già negli anni scorsi molti dei lavori ci avevano visti insieme, che alcuni dei componenti appartenevano a 2 addirittura tutti e 3 i gruppi, per cui insomma con la fusione si è razionalizzata la partecipazione delle persone, ci sono quasi tutti quelli che c'erano nei 3 gruppi precedenti e anche ci sono stati un paio di aggiunte e chiaramente poi aperto alla collaborazione di chiunque voglia unirsi. Questa la faccio vedere solo perché è stata la prima riunione formale virtuale del nuovo gruppo clinica fuso, per far vedere che eravamo in agosto, che avevamo appunto discusso delle proposte di stati di avanzamento, ma lo faccio anche per ringraziare davvero Natalie, perché per tutto l'anno il suo supporto di aiuto, di coordinamento e anche i remind, insomma, che ci fa riguardo delle attività è preziosissimo. Sì, non si possono avere scuse, vero? Che non lo sapevamo con Natalie. Massimiliano, posso farvi una domanda subito prima che cominciate? Perché il gruppo adesso è, se ho contato bene, formato da 33 persone. Sì? Sì, sono 33, li ho contati, uno più o meno. Allora, la domanda è molto pratica, questa, sapete, i gruppi di lavoro nel passato erano 7, 8, 9 persone giù di lì. È funzionale, perché la logica dietro la sappiamo tutti, abbiamo deciso di mettere insieme tutti i motivi che abbiamo discusso, quindi è tutto perfetto. Va bene così, la mia domanda è solo questa, perché 30 più persone sono tante, se va bene va benissimo, non c'è nessun problema, l'importante sono gli endpoints, se questi vanno avanti figuriamoci. Lei ricorderà che non tanto tempo fa, adesso non ricordo in che edizione fosse, mi aveva detto che avevo usato l'ora di tempo che mi era assegnata nel programma, divagando un po' e dicendo anche che sarei stato capace di vendere i gelati al polo per riempire il... Adesso abbiamo... Era un giorno in cui voleva essere gentile, sai. Ok. No, ma davvero, c'è nel senso che avevamo un po' difficoltà a riempire il tempo che c'era assegnato. Oggi abbiamo, come ha già detto, un gran numero di presentazioni, per cui sì, credo che poi, insomma, di fatto ci sono i gruppi e la possibilità per tutti poi di fare proposte, di aderire, di lavorare di più a una cosa o di più all'altra. Mia è solo una domanda operativa, se va bene va benissimo, figuriamoci, l'importante è che si lavori in armonia e si riesca a portare avanti i progetti.
Vai, vai con i tuoi gelati. Due minuti solo di introduzione, perché queste cose le avevamo già presentate l'anno scorso, per cui era solo per ricordare a tutti che stiamo finalizzando due lavori, questo che è coordinato da Michela, e stiamo insieme con Michela, io e Sabina, lavorando alla stesura del draft definitivo che sarà poi inviato ai coautori a breve. Stiamo ultimando alcuni calcoli e lavorando sulla discussione. Avevamo raccolto da 1035 pazienti, tutti trattati con schemi pediatric-like, o IEOP o l'AL1913 sostanzialmente, un'incidenza del 6,8% di pazienti che recidivano il sistema nervoso centrale in modo isolato o combinato con una recidiva midollare. Il tempo mediano alla recidiva è di 10 mesi rispetto alla diagnosi, e un terzo di questi pazienti recidiva dopo un trapianto allogenico eseguito frontline secondo il rischio determinato alla diagnosi. E questo a rimarcare l'importanza anche del discorso che si faceva ieri sulla profilassi post trapianto per le recidive SNC. Abbiamo fatto un'analisi sulla scorta, diciamo, anche dei dati che vengono dal mondo pediatrico per distinguere le recidive precoci, quelle entro i 12 mesi della diagnosi, dalle recidive più tardive, e individuato dei parametri che sono sostanzialmente una conferma di cose già note in letteratura, che si confermano comunque anche in questa corte specifica di pazienti trattati con protocolli moderni, quindi il sesso maschile, il fenotipo T e l'iperleucocitosi alla diagnosi come fattori di rischio per una recidiva precoce, che è a sua volta uno dei più potenti predittori di scarsa sopravvivenza a 2 anni, indipendentemente dal tipo di trattamento che si applica, che è eterogeneo e che ovviamente poi nel lavoro dettaglieremo. Il secondo lavoro, che è stato sottomesso alla rivista che è ematologica, che ha già risposto chiedendo una revisione, ed è ormai imminente la sottomissione appunto della rivista. Il manoscritto vede come primo autore Marco Cerrano, ed è la raccolta dati dei pazienti trattati con il daratumumab, con o senza chemioterapia in associazione, in pazienti con leucemie prevalentemente T, ma c'erano alcuni casi anche di forme B, tipicamente dopo molte linee di trattamento ed esaurite le opzioni standard, diciamo, di salvataggio, quindi pazienti assolutamente molto avanzati, anche spesso in condizioni scadute, il che un pochino spiega i risultati, che non sono brillantissimi, però c'è una chiara conferma della sicurezza del prodotto e anche dell'efficacia in alcuni setting, che in casi specifici, soprattutto quelli trattati non troppo tardi e con un burden di malattia piccolo, sono anche risultati duraturi. E questo è servito per una discussione che stiamo portando avanti all'interno appunto del campus, per una possibile proposta di uno studio prospettico futuro con interventistico con il daratumumab nei pazienti con appunto leucemie T MRD positive o ricadute in fase, diciamo, di ricaduta non troppo avanzata. Work in progress, direi che su questo dettaglieremo, spero, qualcosa di più in futuro. Invece l'argomento di oggi è questo, e su questo appunto ci concentriamo, con 3 presentazioni di dati che sono già stati raccolti, in alcuni casi anche già presentati recentemente ai congressi, come è il caso di Marzia. E quindi avremo appunto Marzia De Fina che ci presenta i dati sull'uso nei casi di pazienti con tossicità da asparaginasi, Ilaria Tanasi e Davide Lazzarotto che presentano il risultato dei dati di trattamento e outcome delle leucemie a fenotipo misto, e Fabio Giglio che ci parla della survey sulle gravidanze e sulle modalità di preservazione della fertilità nei pazienti LAL. E poi delle più brevi presentazioni di raccolte, di proposte di raccolte, o di raccolte che sono appena iniziate ma di cui non abbiamo ancora i dati,
e quindi lo studio con dei pazienti trattati con l'AL 1913 fuori protocollo, Davide Lazzarotto, l'AL in recidiva tardiva, la professoressa Testi, abbiamo già sentito da Nicola la proposta sull'uso del rituximab, Cristina Papaianidis e Fabio Giglio i casi LAL che presentano un coesistente piccolo clone BCR-ABL positivo e una SARDI sui pazienti anziani che ci proporrà Marco Cerrano. Quindi direi che c'è tanta carne al fuoco, iniziamo. Si salta la cena stasera, mi sa. Marzia, prego. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per insomma, questa possibilità. Condivido. Ai, abbiamo una telecamera lì. Riuscite a vedere? Sì. Ok, allora sì, vi do un aggiornamento abbastanza rapido di dati che sono stati già presentati l'anno scorso e anche alla SIE sotto forma di poster. Rapidamente da cosa partiamo? Partiamo dal fatto che una percentuale non trascurabile di pazienti con leucemia acuta linfoblastica sviluppa una tossicità epatica da asparaginasi che può andare da un semplice aumento della bilirubina o di transaminasi fino a quadri di tossicità più grave, quindi di epatiti fulminanti. I quadri più severi sono proprio nell'adulto rispetto ai bambini e sono stati identificati dei fattori di rischio per lo sviluppo di epatotossicità, come la condizione di obesità, di sovrappeso, l'etnia ispanica e una pregressa epatopatia. La carnitina può aiutare a superare la disfunzione mitocondriale alla base della tossicità da asparaginasi, ma ad oggi sono riportati solo pochi casi clinici sull'utilizzo della carnitina e in ambito pediatrico e tra gli adulti. Da qui appunto l'idea di analizzare i dati nell'ambito del campus e questa era la situazione che vi avevo presentato l'anno scorso, quindi avevano aderito a questa diciamo raccolta dati 9 centri ed erano stati analizzati dati relativamente a 22 pazienti. In quest'anno si sono aggiunti 4 centri, quindi siamo arrivati a 13 centri, in particolare si è aggiunto il centro di Torino, Bologna, Siena e Bari, che hanno fornito ciascuno un paziente, per cui siamo arrivati a 26 pazienti totali. E appunto, come si diceva, questi dati sono stati oggetto di un poster alla SIE. Brevemente le caratteristiche appunto dei pazienti alla diagnosi che non sto diciamo qui a elencare, mentre per quanto riguarda i fattori di rischio nella nostra casistica un 61% dei pazienti era appunto in una condizione di sovrappeso o di obesità. Soltanto 2 pazienti risultavano essere HBV positivi alla diagnosi. La maggior parte dei pazienti, quindi 24 pazienti, ha sviluppato la tossicità epatica dopo la prima dose di asparaginasi, quindi durante il ciclo di induzione, mentre 2 pazienti hanno sviluppato la tossicità dopo 3 e 5 cicli. L'84% dei pazienti ha ricevuto la formulazione pegilata. L'intervallo mediano tra l'inizio della tossicità e l'inizio della carnitina è stato di 3 giorni, però con un range molto ampio, da 0 a 51 giorni. È stata somministrata sia per via endovenosa che per via orale, con dosaggi e schedule, come potete vedere, molto differenti, dove quella diciamo più utilizzata è 1 grammo 3 volte al giorno. La mediana di giorni di somministrazione totale è stata di 16 giorni, anche qui con un range ampio, e mentre l'intervallo mediano tra l'inizio della carnitina e il miglioramento è stato di 10 giorni. 12 pazienti su 26, quindi 46%, ha avuto un ritardo nella somministrazione del ciclo successivo di terapia e questo ritardo è stato mediamente di 2 settimane. 11 pazienti, quindi un 42%, invece è riuscito a mantenere la dose intensity, mentre in 3 pazienti il dato non è applicabile perché un paziente purtroppo è deceduto in induzione, un paziente ha sviluppato una mielodisplasia e un paziente non era candidato ad un trattamento successivo chemioterapico, ma a blinatumomab per MRD positività. 25 su 26 pazienti hanno ottenuto una risoluzione della tossicità epatica e in particolare
In 18 pazienti la risoluzione è stata completa. Non si sono registrati eventi avversi da carnitina. Per cui mi avvio rapidamente alle conclusioni. Questo lavoro sicuramente descrive la più ampia casistica attualmente presente in letteratura. I nostri dati confermerebbero che la condizione di obesità, di sovrappeso, rappresentano dei fattori di rischio per lo sviluppo di epatotossicità. Non sembra invece esserci una correlazione con una pregressa steatosi, una pregressa epatopatia o appunto una condizione di positività per HBV-HCV. Il 92% dei pazienti ha sviluppato la tossicità dopo una prima dose di asparaginasi, quindi in induzione. Nel 42% dei pazienti il successivo ciclo di chemioterapia non è stato ritardato e la maggior parte dei pazienti, quindi il 96%, ha avuto una risoluzione della tossicità che è risultata essere completa nel 69% dei casi. Quindi avrei finito, ora sto lavorando alla stesura della, diciamo, di una lettera, quindi qualcosa di semplice. E invito i centri che ancora non hanno inviato casi, se li avessero, di farlo il prima possibile in modo da diciamo, non ritardare ancora di poi ulteriormente l'elaborazione dei dati. Ecco, vi ringrazio. Grazie Marzia. Ti faccio io una domanda. La non correlazione con la steatosi epatica, esatto, può essere legata al fatto che la steatosi epatica a priori è stato il motivo che ha determinato l'utilizzo di una ha fatto decidere per l'uso di una dose ridotta di asparaginasi? No. Cioè, in realtà nei casi, diciamo, nella scheda raccolta dati, era richiesto anche di indicare se il paziente avesse una steatosi epatica valutata diciamo, alla diagnosi. E credo in un solo paziente era presente una condizione di steatosi che però non ha portato poi ad una riduzione del dosaggio. No. Anna, sei commoderatrice, sai? Sì, volevo fare alcuni commenti. Allora, intanto è necessario che chi ha casi veramente nell'arco di un mese, non di più, li mandi a Marzia, perché questo lavoro adesso, no Marzia, bisogna cercare di chiuderlo. Ecco, io ti do la piena disponibilità se hai bisogno di rivedere le cose, di supporto, eccetera. Perché altrimenti andiamo veramente troppo, allunghiamo troppo i tempi. So che alcuni, anche di quelli collegati qua, hanno dei casi, me lo hanno appena comunicato, per cui ecco, si facciano vivi con la dottoressa Defina e li mandino, perché se riusciamo a raggiungerlo da 30 di pazienti è una buona quota. E poi ovviamente questo è uno studio osservazionale che non è che ci possa dare delle indicazioni di elementi predittivi o meno, no? Ecco, però il dato importante è di vedere che intanto queste tossicità, che non era assolutamente così del tutto assodato, si verificano soprattutto con la prima somministrazione della formulazione pegilata. E poi adesso che ci sia una correlazione o meno con la carnitina, però di fatto questi pazienti che hanno fatto la carnitina nella stragrande maggioranza dei casi hanno risolto la loro tossicità e in oltre il 60% dei casi sono andati avanti con la loro chemioterapia senza alcuna dilazione. Quindi diciamo che questi messaggi che derivano sono dei messaggi utili e che vanno riportati, e soprattutto questo è un farmaco che non ha dato nessun tipo di tossicità. Quindi secondo me questi sono gli elementi, diciamo, su cui si può fondamentalmente puntare su questa casistica. Ecco, quindi io veramente sollecito Marzia a cercare di raccogliere i dati e di stringere, ecco, con questo lavoro. Grazie. Gianni Pizzolo. Ah no, volevo agganciarmi, Massimiliano, sulla tua domanda che hai fatto, perché in effetti la mia idea è che se tu prendi 100 persone normopeso e 100 persone obese e vai a vedere quante hanno la steatosi, sicuramente la trovi più frequente nei pazienti obesi. Quindi bisognerà, nella lettera, in quello che si scriverà, trovare, inventare qualcosa per cercare di non dico di rispondere, ma insomma sollevare questo aspetto, questa cosa strana. Scusate, ho chiuso.
sulla telecamera perché avevo problemi di linea, quindi per migliorare la connessione ho chiuso la telecamera. C'è Sabina che vuole parlare. Sì, no, a parte grazie mille per questo lavoro, perché io penso che l'uso della carnitina sia a volte visto come una sorta di magica bula, quando invece comunque funziona. E secondo me, se riusciamo a raccogliere più dati, è un vantaggio per tutti quanti. E mi sono appena fatta mandare la tua email perché non abbiamo ancora partecipato, ma sicuramente manderemo i nostri casi. E l'impiego contemporaneo di fluimici, l'avevo già fatta questa domanda, ma che a volte viene utilizzato nella tossicità epatica, per caso l'avete valutato? No, non era fra le cose richieste. Era una domanda che stavo per fare anch'io, in quanto noi utilizziamo e abbiamo utilizzato il fluimici con ottimi risultati, francamente. Quindi non so se ci sono altre persone che lo utilizzano. Non so, perché magari è una cosa che potremmo, magari che chi l'ha usato te lo segnala. Sì, magari possiamo intanto cercare di buttare giù con i dati che abbiamo, poi probabilmente se qualche revisore se va nelle mani giuste di chi poi effettivamente segue le LAL e via, probabilmente solleveranno, è probabile che sia una richiesta che faranno, ecco, quindi questo. Mi pare di aver capito, però mi spiegate il razionale, evidentemente io non nel frattempo mi sono perso qualcosa. È un fluidificante. No, lo so che cos'è il fluimucil, c'era quando ero, dovevo ancora nascere, no. Perché? Perché è un fluidificante che fa bene anche al fegato? Sì. Ho capito. Sì. Ma ci sono dei dati così aneddotici o ci sono dei studi? Le direi che sono più aneddotici, però poi se uno lo prova, appunto per questo dicevo la parola magica pure, effettivamente poi funziona, quindi comunque qualche caso è stato trattato e effettivamente ha risolto notevolmente il quadro. E siccome c'è effettivamente un solido backbone sperimentale, insomma. Assolutamente. Il fluimucil è utilizzato per le intossicazioni da paracetamolo. Esatto. Sì. Ma è proprio un farmaco classico da pronto soccorso per le epatiti da paracetamolo. Sì, ma quindi sulla scorta di quello viene utilizzato come detossificante epatico. Sì, ma anche infatti nelle microangiopatie viene utilizzato, tra l'altro, nelle stesse microangiopatie, proprio per questa questione qui, come antiossidante. Non ci sono, diciamo, dei grandi lavori a riguardo, ci sono pochissimi casi, però come terapia addirittura di terza linea viene utilizzato in accompagnamento. Grazie. Così sembra un po' ridicola, però poi forse questo è veramente più medicina da campo che medicina sperimentale, ma raccogliendo magari il dato poi smette di essere da campo e diventa anche un po' più certo, certo. Tra l'altro l'effetto è sul glutatione, l'effetto del fluimucil è sul glutatione, che non so, magari c'entra qualcosa anche con la sparasina. E scusa, ti interessano sei casi in cui è stato utilizzato in profilassi, che casi in cui c'è stata un'effettiva tossicità, giusto? Sì. Ok, grazie. Sì, ora per brevità non ho fatto vedere, perché l'anno scorso invece avevo presentato anche, cioè ho fatto una presentazione un po' più estesa, e avevo riportato anche i casi, i pazienti che erano stati poi profilassati nei cicli successivi, ovviamente in chi aveva avuto una tossicità più severa. Certo, ma anche perché a guardare i tuoi dati il dosaggio è veramente impressionante, perché di una variabilità pazzesca, perché i dati sono pochissimi a riguardo, ci sta un lavoro di Anderson in cui comunque ti danno una sorta di linea guida, e in contemporanea è stata usata anche la vitamina? La vitamina B, il complesso della vitamina B? In alcuni casi, pochi, pochissimi, è stato associato il complesso vitaminico B. Ok, no, io credo che siano importanti. C'è una domanda sulla chat. La chat chiede, riguardo la carnitina, i dati del gruppo di controllo deriveranno dai pazienti trattati con l'asparaginasi nei protocolli del GMEMA 19-13, 23-17. Posso rispondere io? Non prevediamo un gruppo di controllo. In questo è uno studio osservazionale su una pratica clinica che, come dice giustamente la dottoressa Chiaretti, effettivamente non sapevamo neanche quanti casi fossero stati trattati in Italia, quindi già segnalarlo io penso che sia una bella cosa, ecco. Andare oltre
No, anche perché se posso rispingere sulla pratica clinica, almeno noi spesso abbiamo problemi ad avere la carnitina in ospedale, cioè la formulazione ospedaliera. A me mi è capitato più di una volta di andare a comprare io al paziente la carnitina in farmacia, perché la nostra farmacia non ce la dà. Quindi se uno riesce a collezionare un po' di dati e dare una sorta di evidenza, esatto, per quanto osservazionale, esatto, scientifica, hai ragione, ci aiuterebbe molto nella nostra gestione. Quindi ho capito, l'evidence-based medicine qui non si condiziona, o la non evidence-based medicine condiziona l'acquisto da parte della farmacia, però funziona. Vabbè. Quindi giusto pubblicare, altro che. Per noi, se posso dire la nostra esperienza, abbiamo avuto un paziente che arrivava a 23 di bilirubina e iniziando la carnitina, insieme al complesso della vitamina B, siamo riusciti a riportarla a 1. Sono l'esempio più eclatante, ma mi ricordo che io ho dovuto fare veramente un sacco di fatica ad avere la carnitina, perché nessuno mi credeva, pensavano che se fossi completamente matta, che stessi dicendo cose assolutamente senza senso. Quindi io credo che comunque questo sia uno studio importantissimo, per quanto sia tragicamente clinico, se volete, ma insomma, secondo me è veramente un po', è un grandissimo contributo. Certo. Quindi mandateci gli ultimi casi, perché non abbiamo più tempo. Sì, finalmente. Prometto, priorità. Ha chiuso velocemente, dai, il messaggio mi sembra chiaro. Siamo allora al secondo lavoro, quello sull'EMPAL, inizia Ilaria Tanasi, poi Davide Lazzarotto. Sì, buongiorno a tutti, condivido un attimo lo schermo. Allora, desktop... Un attimo, che forse qualche problema con la condivisione. Ce la puoi fare, Ilaria? Sì, certo. No, in genere non mi dà nessun problema adesso. Non so, beh, semmai Natalia ha la nostra presentazione. Sì, se volete possiamo caricarle da regia. Sì, parla, vi chiedo se un secondo. Se poi sì, per favore, perché adesso non so, il mio computer ha deciso di bloccarmi la condivisione da Zoom. Comunque io, ecco, per andare avanti, vi presenterò i dati relativi alla raccolta retrospettiva dei pazienti con leucemia acuta bifenotipica, della quale mi sono occupata insieme a Davide Lazzarotto, che si è occupato in realtà proprio della raccolta e anche in parte dell'analisi statistiche, con Antonella Vitale. E vi risparmio l'introduzione sull'argomento perché tutti lo conoscete. Comunque, come sappiamo, è un'entità molto rara e pertanto appunto ci sono poche casistiche descritte in letteratura, quindi diciamo è molto, o meglio, è un po' meno caratterizzata rispetto ad altre forme di leucemia acuta linfoblastica. Per cui in realtà abbiamo deciso appunto di porci degli obiettivi, tra cui la caratterizzazione clinico-biologica di questi casi e appunto anche volevamo avere un'idea di come i centri si approcciassero alle bifenotipiche, che sono anche molto difficili dal punto di vista diagnostico, dell'inquadramento diagnostico. Intanto grazie per aver contribuito con i vostri casi, perché ci avete permesso di raccogliere una casistica insomma numericamente abbastanza significativa. Come vedete, abbiamo raccolto 77 casi trattati nei diversi centri del campus, li abbiamo distinti in bimieloidi e T-mieloidi, avevamo poi due pazienti con un fenotipo BT e mieloide, quindi tre linee, ce li abbiamo esclusi dalle analisi perché erano soltanto due. Come vedete, i bimieloidi erano 48, i T-mieloidi 27, l'età mediana alla diagnosi era di 51 anni e i pazienti con T-mieloide erano tendenzialmente più giovani rispetto appunto alle forme B. Abbiamo, scusate, l'età mediana di 49 anni, volevo dire, e appunto poi non vi erano delle differenze rilevanti in termini di conta leucocitaria e la diagnosi. L'unica differenza che abbiamo rilevato tra i due gruppi era che appunto le forme bimieloidi avevano una conta piastrinica più bassa, significativamente più bassa rispetto alle T. Possiamo andare avanti? Ok, il coinvolgimento extramidollare, per lo più linfonodale splenico, era rilevabile alla diagnosi nel 33% dei pazienti, e questo è un dato più o meno coerente con le altre casistiche finora descritte. Andrei avanti. Ok, dal punto di vista invece citogenetico e molecolare, i dati sulla molecolare non erano tantissimi, nel senso che avevamo a disposizione il dato per 66 pazienti,
i quali 53 non presentavano delle alterazioni molecolari di rilievo, 9 invece di questi 66 avevano una free trade TB, per lo più qua non abbiamo specificato perché erano pochi casi, ma erano delle forme T mieloidi. Per quanto riguarda invece la citogenetica, come vedete il 40% dei pazienti aveva in realtà un cariotipo normale, soprattutto le forme bimieloidi, e un 35% circa aveva invece un cariotipo complesso. Andrei avanti ancora. Ok. Abbiamo poi distinto i pazienti sulla base del tipo di terapia ricevuta, i pazienti che appunto avevano ricevuto un'induzione di tipo AML-like erano 30 su 77, per lo più fludarabine-based, mentre i pazienti che avevano ricevuto un'induzione ALL-like erano 47, quindi la maggior parte, come appunto era immaginabile in realtà, e il 68% dei quali aveva ricevuto un'induzione pediatric-like, e poi la maggior parte aveva ricevuto anche la profilassi intratecale. Andrei ancora avanti, grazie. Per quanto riguarda invece la risposta all'induzione, abbiamo distinto i pazienti sulla base del tipo di induzione ricevuta, quindi 48 pazienti, il 62% dell'intera casistica ha ottenuto una remissione completa, per lo più con MRD positività, in realtà però nel 58% dei casi. Come atteso, i pazienti trattati con regimi ALL-like hanno ottenuto un maggior tasso di remissioni complete rispetto ai pazienti trattati con schemi AML-like. I refrattari erano circa un quinto dei casi, il 20% circa, e ci sono state una serie di sei pazienti morti in induzione. Non l'ho ancora sentito, abbiamo andato avanti. Ok, per quanto riguarda i pazienti trapiantati nella nostra casistica erano 50, di cui l'80% trapiantato in prima linea, insomma in prima remissione, il 20% in seconda linea. In realtà la maggior parte, il 50% dei pazienti circa, è stato trapiantato in remissione molecolare completa, un 38% era MRD positivo e 7 pazienti erano in uno stato di erano refrattari o ricaduti. Andrei avanti perché il resto appunto non è particolarmente rilevante. Poi concludo e passo la parola poi a Davide Lazzarotto, che vi mostrerà invece i dati relativi all'outcome, le curve di sopravvivenza, con i dati del follow up, quindi con un follow up mediano di 27,9 mesi. 43 pazienti erano appunto vivi, per lo più la maggior parte in remissione completa, e 34 pazienti erano invece deceduti. Qui c'è un errore, appunto sono 20 pazienti per progressione di malattia, non 30, e gli altri sono morti o in induzione, durante un paziente durante il consolidamento, e alcuni appunto come vedete di TRM. Passerei la parola a Davide Lazzarotto, che vi mostra il resto appunto dei risultati. Grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e grazie. Io passo alla parte più statistica. E iniziamo dall'analisi univariata per le variabili che potevano impattare o meno sull'ottenimento di una remissione completa. Abbiamo inserito variabili cliniche e variabili biologiche. Come si può vedere dalla slide, l'unica variabile che si è dimostrata significativa in analisi univariata per ottenere una remissione, per l'ottenimento della remissione completa, è stato il tipo di terapia di tipo mieloide contro il tipo linfoide. Altre variabili come il cariotipo, la mutazione di HLA-T3 non sono risultate significative. Avanti. E queste sono le curve di sopravvivenza. Abbiamo un overall survival mediano di 41 mesi e un overall survival a 5 anni del 43%. Di disease-free survival mediano di 37,6 mesi e un disease-free survival a 60 mesi, quindi 5 anni, del 39%. Avanti. Per quanto riguarda l'analisi univariata per l'overall survival, l'unica variabile rilevante statisticamente significativa per un impatto sull'overall survival è stata l'età, inferiore a 60 anni, mentre le stesse variabili che qui vedete elencate, che sono più o meno le stesse che abbiamo analizzato per l'ottenimento della remissione completa, non sono emerse significatività statistiche per quanto riguarda il disease-free survival. Avanti.
Qui vediamo l'overall survival stratificato per età, come vedete tutte si dividono molto bene. I pazienti di età inferiore a 60 anni hanno una mediana di overall survival di 67 mesi, mentre per i pazienti di età superiore a 60 questa cala a 26. Avanti. Qui ho voluto comunque mettere due curve di overall survival stratificate per quanto riguarda il cariotipo. Nella prima a sinistra abbiamo diviso tre tipi di cariotipo, il normale, il cariotipo con singola o doppia anormalità non complesso, il cariotipo complesso. Le curve non hanno dimostrato una significatività l'una rispetto all'altra. E per quanto riguarda il tipo di... Posso farti una domanda, sì, al volo? Sì, prego. Avete provato a farlo sotto i 60 anni? Questo no, è un'analisi che potremmo fare in un secondo momento. La farei, perché potrebbe essere molto importante. Assolutamente. Sulla destra, questo è il lavoro survival stratificato per tipo di terapia. Non è significativa, nonostante sembra andare un po' meglio per le linfoidi, ma alla fine il log rank non è significativo. Avanti. E qui per quanto riguarda le sopravvivenze dei pazienti trapiantati e non. Sulla sinistra la curva dei pazienti trapiantati contro i non trapiantati. I trapiantati sono sia prima linea che linee successive. E abbiamo una sopravvivenza non raggiunta, la mediana, contro una sopravvivenza di 10 mesi per i pazienti non trapiantati. Invece sulla curva a destra abbiamo voluto mettere... nella curva blu sono i trapiantati solo in prima linea, la curva rossa sono i pazienti non trapiantati o trapiantati in linea successiva. Qui vediamo per i pazienti trapiantati in prima linea un overall survival di una mediana non raggiunta contro una mediana di 31 mesi. Avanti. E qui abbiamo voluto vedere il overall survival di pazienti trapiantati a partire dal momento del trapianto per chi aveva fatto trapianti in prima linea contro chi l'aveva fatto in seconda o successive. I pazienti sono pochi per quanto riguarda il trapianto in linea dalla seconda in su, sono soltanto 10, però vedete che non vanno, quei pochi non vanno tanto bene rispetto a quelli che lo fanno ovviamente in prima linea. Avanti. In conclusione, abbiamo uno studio per quanto retrospettivo che come punto di porta ha una numerosità campionaria di 77 pazienti. Ciononostante siamo ritrovati a dover analizzare una popolazione molto eterogenea dal punto di vista dell'approccio terapeutico, soprattutto per quanto riguarda i consolidamenti, è stato fatto sostanzialmente un po' di tutto, anche l'immunoterapia. Abbiamo un overall survival globale a 5 anni nel 43% per questa malattia, secondo me è un buonissimo risultato. Una popolazione comunque giovane, una mediana di 49 anni, e come abbiamo visto un'età giovane in cui statisticamente l'overall survival. Dai dati che abbiamo raccolto, l'induzione di tipo mieloide è gravata da una percentuale di resistenza primaria significativamente superiore all'induzione di tipo linfoide, e comunque il 65% dei pazienti è stato trapiantato, di questi l'80% l'ha fatto il trapianto in prima linea. E questo, i pazienti trapianti in prima linea hanno un overall survival a 5 anni del 68,5%. Io avrei concluso, ringrazio tutti i pazienti, tutti i centri che ci hanno mandato i dati dei pazienti, e diciamo se ci sono domande rispondiamo. Ci sono già tante domande. Si posso per quattro. Ci sono quattro domande, ho dimenticato di farlo prima, volevo ricordare e ringraziare anche chi ha pensato e coordinato questo lavoro, cioè Antonella Vitale. Allora, il primo che aveva alzato la mano era, però l'ha abbassata adesso, allora sì. C'era Barbara Scappini, ma non la vedo più, quindi Gianni Pizzolo. Ce n'è andato. Anche lui, Mario, Delia. No, scusa, non sono andato, è che non volevo farmi vedere che stavo bevendo il tè che mi ha portato mia moglie, eccolo qua, se volete condividere con me. No, ci sono ancora. Dicevo che chi ha il pelo grigissimo si ricorda quante diatribe nel corso degli anni per definire che cos'era una leucemia bifenotipica, quando era bifenotipica, eccetera. Giustamente, Ilaria, tu hai sorvolato su tutto questo, ma mi piaceva sapere quali erano i marcatori
di linea che sono stati utilizzati per la definizione, e se la definizione è stato un criterio stringente e verificato per attribuire veramente per essere sicuri che fossero tutte delle bifenotipiche come sono intese adesso. Seconda domanda: su quale base si decide di fare una terapia linfoide o mieloide? Rispondo io, Davide? Sì. Ah, sì. È uguale. Allora, per quanto riguarda l'inquadramento diagnostico, noi abbiamo rivisto i casi con Antonella Vitale, che insomma certo, se ne intende. Ci ha aiutato molto nell'inquadramento. Abbiamo fatto fede alle due classificazioni EGIL-WHO, quindi i marcatori sono quelli suggeriti dalle due classificazioni. Mentre per quanto riguarda il trattamento, abbiamo notato che c'è un diverso approccio appunto nei vari centri, e che le T mieloidi, se non sbaglio, hanno fatto più, sono state trattate più con terapie di tipo AML-like, però non sappiamo la ragione. Ci siamo detti con Davide e con Antonella, abbiamo discusso, e probabilmente dipende un po' dalle policy dei centri, ecco. Su cosa si decide? Poi in letteratura sono, insomma, si sa che sembrerebbe che i pazienti trattati con schemi tipo LAL rispondano di più, ma in realtà poi in termini di sopravvivenza non c'è una grandissima differenza, e questo è più o meno quello che è emerso anche dal nostro studio, in realtà, insomma, dai nostri dati, che comunque sono importanti, perché è ovvio che uno studio randomizzato prospettico non si potrà mai fare con questa frequenza, e quindi sono importanti queste informazioni che vengono date. Grazie. Mario Debian. Sì, allora intanto davvero complimenti, perché mi sembrano dei dati veramente estremamente interessanti. Volevo chiedere una cosa a Davide a proposito delle curve di overall survival, magari è una precisazione inutile, però, ma l'overall survival, i pazienti sono stati censorizzati al trapianto? Al di là dell'analisi post una sorta di landmark che hai fatto dal momento del trapianto a seguire, 40 versus gli altri, ma le OS precedenti sono state randomizzate al trapianto? Censorizzate al trapianto? Allora, no, perché altre curve comprendevano pazienti alla fine che non erano stati trapiantati. Certo. No, perché questo, al di là della assoluta preziosità dei dati, su quali davvero complimenti, non essendo un'intera popolazione di trapiantati, è chiaro che questo non consentiva la censorizzazione. Ecco, volevo conferma da questo punto di vista. Magari con la censorizzazione solo esclusivamente a quelli trapiantati, il dato esploderebbe ancora meglio, probabilmente, voglio dire. Assolutamente. Adesso magari si potrebbe fare anche una sottoanalisi sui trapiantati. Esatto. Potrebbero venire delle curve, già sono bellissime, confermano tutto, perché la RC è strettamente correlata sia in uni sia multivariata alla terapia attorno alla linfoblastica, e l'overall survival invece no. Quindi i dati mi sembrano davvero estremamente interessanti. Grazie. Marco Cerrano. Mi associo ai complimenti. Una cosa velocissima, sempre sul trapianto, che effettivamente nei giovani è una strategia che consideriamo, insomma, quasi sempre, o nella quasi totalità dei casi, perlomeno la consideriamo fortemente. Era solo per sapere se è già stato fatto, magari no, se l'analisi sul trapianto è stata fatta con un'analisi landmark o con un'analisi dipendente dal tempo, oppure se è stata fatta soltanto preliminarmente trapianto versus no trapianto, perché è chiaro che il solito discorso del trapianto versus no trapianto vince sempre il trapianto, perché è sempre così. Quindi volevo solo sapere se era già l'analisi matura, cioè facendo anche insomma una valutazione del tempo oppure della landmark, o se invece era preliminare, solo per sapere con quanta forza stiamo già sostenendo, se siamo ancora con questa strategia del trapianto, che probabilmente è quella vincente, ma volevo solo capire questo dettaglio qua. No, le due curve, praticamente le prime due curve di trapiantati sono state fatte semplicemente con analisi trapianto verso non trapianto, perché alla fine non posso dire, il paziente viene trapiantato se va bene, poi ci sono pazienti che si complicano durante il ciclo, giustamente a priori non si poteva dire
li trapianteresti tutti sostanzialmente. Certo. Quindi, no, infatti secondo me poi una seconda, a questo punto una seconda analisi che secondo me ha senso in questi pazienti qua è di dirsi la prendo, faccio la landmark a 3 mesi o quello che è la mediana, no, del trapianto e poi li validi, oppure chi non so fare con la metodica del tempo dipendente che tiene conto anche del tempo. Sono ulteriori cose semplicemente per rafforzare ulteriormente il messaggio e per rispondere alle eventuali domande che verranno fatte di sicuro a chi riceve il lavoro. Me ne prendo nota. Sarà finito, ma insomma è preliminare, ma è molto molto interessante. Avete fatto 2 domande veloci, perché poi il tempo, altrimenti Elisabetta, Todisco, poi Sabina. Anche io mi associo ai complimenti. Volevo, scusa, sapere una cosa, no? Nell'analisi relativa ai pazienti trapiantati, non mi stupisce che non ci sia differenza quando fai la stratificazione sulla base della chemioterapia, perché effettivamente adesso mi piaceva in dettaglio sapere più o meno che chemioterapia hanno fatto. La terapia di una linfoblastica pediatric like si arriva almeno al terzo ciclo e vede comunque le alte dosi da RAC e quindi le antracicline le prevede, e quindi fondamentalmente alla fine con i protocolli pediatric like, se fai un po' di blocchi, i farmaci sono sempre quelli. Quindi mi domandavo, tra i pazienti che sono stati trattati con un programma mieloide like, se hanno fatto tutti, non so, il 3+7, oppure hanno fatto tipo un protocollo tipo Flagaida, quindi con le alte dosi da RAC, se sapevi questa cosa, se avevi... Sì, i pazienti che hanno fatto una terapia di tipo mieloide hanno fatto, come si dice dalla tabella, per lo più regimi contenenti fludarabina, quindi Flagida, ed erano la maggioranza di pazienti. Abbiamo avuto alcuni pazienti che hanno fatto comunque il classico 3+7, questo sì, una minoranza, però ci sono stati anche questi qua. Grazie. Niente. Bene. Sì, solo una curiosità più, diciamo, biologica. Per caso sapete se qualcuno era ZNF 384 era raggiato, che sembra essere arricchito in questa casistica? Non credo. Dovrei rivedere il database, ma non c'è stato segnalato a memoria in nessun caso del genere. Ok, grazie mille. Posso fare un commento? Perché poi immagino che dobbiamo andare avanti. No, l'avete già detto, però i dati sono, voglio dire, consistenti, sono una casistica ampia, quindi credo assolutamente sia una cosa molto lusinghiera. Tanto l'overall survival nei sotto i 60 totale è molto buona, forse superiore a quello che avremmo immaginato. Poi se andiamo a cos'è il 68,5% in quelli trapiantati, veramente un dato estremamente lusinghiero questo. Come dicevo prima, magari poteva venire fuori che c'è un gruppo che va benissimo, magari quelli con un cariotipo non alterato e trapiantato in prima linea, magari quel 68 diventa 80%, ma così è un dato importantissimo. Dato interessante, se ho visto bene, ma era all'inizio, è interessante che la risposta molecolare nei pazienti trattati con terapia, diciamo, linfoide like era più bassa rispetto all'altra, se ho visto bene, non significativo, nulla, i numeri forse non sono alti, quindi il problema della terapia rimane. Però, altra piccola domanda, qualche paziente ha fatto blinatumomab? Qualcuno sì, qualcuno l'ha fatto nei consolidamenti successivi però. Perché anche questo discorso del trapianto è subito, sai, voglio dire, è chiaro che voglio dire, magari un ciclo di blina in mezzo sarebbe stato ideale per tanti pazienti. Comunque adesso sto buttandola più avanti, però mi sembrano dei dati molto consistenti, sono 77 casi se ricordo bene, quindi come pensate di muovervi? Adesso dovremmo scrivere un abstract innanzitutto da mandare alle HA e poi cominciare a scrivere il paper, la deadline per l'HA a febbraio, comunque cominciamo a... Gli apps vanno sempre bene, però cercate di tradurli in... Vabbè, certo, il lavoro... più pagine, non solo una. Assolutamente. Ho visto adesso, scusate, la recupero dalla chat una domanda, chiedo a Ilaria se sono stati raccolti anche dati
sui trattamenti doppi, cioè chiedono se eventuali regimi di salvataggio di un paziente che ha fatto una chemioterapia mieloide poi ha avuto un salvataggio linfoide, che dati abbiamo su questi cross? Una metà dei casi che non otteneva risposta con un tipo di terapia switchava all'altro, circa una metà rimaneva mieloide, faceva un salvataggio di tipo mieloide, una metà comunque da mieloide passava a linfoide. La casistica non comprendeva quei casi neanche tanto rarissimi di T che poi diventano mieloidi, no? Immagino. No, erano tutti bifenotipici all'esordio. Ok. Andiamo avanti, grazie. Bravi, bravi. Bene. Parte di tutti, direi, insomma, davvero un bellissimo lavoro. Fabio Giglio, che ci parla, anche qui un argomento che ritorna adesso con dati aggiornati, sulla gestione della fertilità. Gianni, hai una mano alzata permanente, lo sai. Perché ho intenzione di intervenire sempre, quindi... Anche sulla gravidanza. Soprattutto. Ok, mi sentite? Forte e chiaro. Ok, perfetto. Allora, sono in modalità presentazione, quasi, ecco sì. Allora, vi parlerò dei dati che abbiamo raccolto, è una storia iniziata già un po' di tempo fa, quindi la survey sulla raccolta dei gameti e sulle gravidanze nei pazienti con leucemia linfoblastica acuta sono dati che abbiamo raccolto con la dottoressa Vitale del Centro di Roma e che sono felice di presentarvi. Partiamo da una grossa difficoltà iniziale. Questo studio ve l'avevo fatto già vedere l'anno scorso, ma semplicemente per ricordare che questo è un argomento che viene molto tralasciato anche nella nostra documentazione e quindi è molto difficile recuperare questi dati, sia relativamente a quello che viene fatto sulla conservazione dei gameti, sia sulle gravidanze, proprio perché sono dati che molto spesso non vengono raccolti e non vengono segnati nelle nostre cartelle cliniche. Di cosa stiamo parlando? Allora, alla survey sulla raccolta dei gameti hanno risposto 13 centri, e vedete qui sono indicati quali sono i centri che hanno partecipato, e per avere un'idea del famoso denominatore, se consideriamo un lasso di tempo tra il 2005 e il 2020, in questi 13 centri sono stati trattati circa 1300 pazienti, e di questi una metà avevano meno di 45 anni. Abbiamo, come dire, noi in maniera, se volete, anche così arbitraria, deciso di mettere un cutoff di 45 anni, ma giusto per darci un'idea di quali sono i pazienti potenzialmente suscettibili di procedure di conservazione dei gameti. Di questi, quindi 640 sotto i 45 anni, 380 uomini e 260 donne. Stessa età per maschi e per femmine? L'età adesso... questi qua sono soltanto qui diviso fra maschi e femmine tra i 16 e i 45 anni. Adesso okay. L'età delle diagnosi, l'età alla diagnosi ve le faccio vedere fra un attimo. Ci sono una serie di linee guida che ci dicono appunto sia come segnalare in cartella e documentare comunicazione relativa al rischio di infertilità e di tossicità sui gameti, sia una serie di linee guida che ci dicono come affrontare nei giovani con diagnosi oncologica la crioconservazione dei gameti. Tuttavia, quello che viene fatto nei vari centri, ma questo è vero non soltanto in Italia, ma un po' in giro per il mondo, è abbastanza inconsistent, quindi i vari centri si comportano in maniera diversa. Queste sono le prime domande, le domande che abbiamo fatto, quindi esiste una linea guida, piano diagnostico percorso diagnostico terapeutico per i pazienti giovani con diagnosi di leucemia linfoblastica acuta per quello che riguarda la raccolta e la conservazione dei gameti? E vedete che già ci dividiamo completamente, nella metà dei centri non esistono delle linee guida, nella metà dei centri invece sembra esserci un percorso più standardizzato. Viene eseguito un colloquio sulla fertilità, sulla tossicità, sui gameti da parte degli ematologi oncologi e qui tutti i centri dicono di eseguire un colloquio di questo tipo. Tuttavia, purtroppo, soltanto nella metà dei centri questo colloquio viene fatto con specialisti, che siano ginecologi, esperti in medicina riproduttiva, mentre negli altri centri, quindi in tre centri, solo in alcuni casi, in quattro centri, non viene mai eseguito un colloquio specialistico con appunto specialisti di medicina riproduttiva.
Quarta domanda, se venivano fatti, se i nostri pazienti giovani venivano fatte valutazioni circa la fertilità della diagnosi, per esempio ormone antimullerano, spermiogramma, e vedete che questo viene fatto anche qui in maniera molto poco consistente. In 4 centri viene fatto, in 2 centri a volte, tuttavia nella maggior parte dei centri non vengono fatti test specifici alla diagnosi di leucemia linfoblastica acuta. A questo punto siamo partiti poi a raccogliere informazioni negli uomini e nelle donne. Viene proposta la conservazione del seme in 12 centri, sì, in un centro ha specificato che viene raccolta, viene proposta a volte. La percentuale di riuscita di raccolta del seme alla diagnosi è del 90% in mediana, e fino a che età viene proposta una mediana di 47,5 anni, in media valori tutti quanti i centri dicevano di proporre la raccolta del seme fino a 40 o 50 anni, e anche questo, come dire, è un dato su cui come dire, potremmo fare una serie di commenti, perché anche qui tutto sommato è una decisione tutto sommato arbitraria quella di proporre decidere fino a che età proporre la raccolta del seme. Ci spostiamo poi invece alle ragazze, e qui ovviamente la situazione diventa ancora più complicata. Viene proposta la conservazione delle ovociti del tessuto ovarico, nella maggior parte dei casi no, è soltanto in 2 centri viene proposta a volte, in 3 centri si viene sempre proposta. La percentuale riuscita è molto bassa e solo 2 centri hanno segnalato di essere riusciti a raccogliere ovociti o tessuto ovarico alla diagnosi di giovani con linfoblastica acuta. Fino a che età viene proposta, vedete, un'età più bassa, nelle donne di 36 anni, qui tendenzialmente ci si ferma ai 30-40 anni, e alla domanda se viene eseguita una terapia ormonale durante le terapie, tutti quanti i centri hanno risposto sì, che sia la pillola continuativa o decapeptile o simili. Ultima parte di questa survey, molto interessante, se la conservazione dei gameti ha una copertura SSN, e vedete che in 9 centri sì, in 3 centri purtroppo non c'è la copertura SSN sulla conservazione dei gameti. È disponibile nel tuo centro, quindi se il tuo centro ha a disposizione un centro di fertilità, metà dei centri sì, metà dei centri no. E l'ultima domanda, abbiamo cercato di capire quanto viene ritenuto complicato da parte degli ematologi affrontare il percorso di conservazione dei gameti, vedete, da 1 a facile a 5 difficilissimo, la mediana è di 3, quindi una procedura tutto sommato abbastanza complicata, ma insomma fattibile, però con una mediata, con valori però vedete che vanno da 1 a 5. In linea con quanto già stato recentemente pubblicato nel 2001, questo è un gruppo inglese, però su tutti i giovani con tumori, non soltanto con pazienti con leucemia linfoblastica acuta, hanno fatto un'analisi molto simile alla nostra. Loro parlavano di 18 centri e vedete, si confermava questa inconsistenza nella preservazione della fertilità per i giovani con cancro negli Stati Uniti. In particolare questi autori sottolineavano il fatto che dal punto di vista della copertura assicurativa c'era grossa variabilità fra i vari centri, cosa che tutto sommato abbiamo visto anche nel nostro piccolo. Passo poi a questo punto alla seconda parte della survey. A questa survey hanno risposto 14 centri, quindi un centro in più. 8 centri di questi 14 hanno segnalato gravidanze a termine, 22 pazienti, metà donne, metà uomini, hanno avuto gravidanze a termine, 24 gravidanze, 2 parti gemellari, 2 pazienti hanno avuto 2 figli. I pazienti che hanno avuto figli, vedete, sono distribuiti come più o meno classicamente tra BLL, TLL, Philadelphia positive, quindi 13 BLL, 5 TLL, 3 Philadelphia positive. Tutti quanti i pazienti avevano ricevuto chemioterapia. Dobbiamo valutare con più attenzione i vari protocolli chemioterapici fatti per poter dire quanto intensivi fossero, più che altro perché vedete ci sono pazienti, anche tutto sommato andiamo abbastanza indietro nel tempo, con diagnosi fino al 1997, per cui sicuramente i pazienti più recenti hanno fatto dei protocolli pediatri-like, dobbiamo valutare il carico chemioterapico nei pazienti, come dire, più vecchi. L'età mediana alla diagnosi nei pazienti che hanno avuto figli era di 24 anni, con un range tra 16 e 31. I parti sono avvenuti tra il 2006 e il 2021. L'età mediana al parto è di 33 anni,
che vedete però abbiamo da 25 fino a 46 anni di età, e tendenzialmente la mediana di anni dalla diagnosi al parto è di 8 anni, che va da 3 ai 17. Qui abbiamo analizzato sia, come dire, maternità che paternità, quindi sia motherhood che fatherhood. È in corso, dobbiamo raccogliere meglio, analizzare meglio i dati relativi al concepimento, nel senso che dobbiamo avere informazioni, purtroppo credo più precise, sul fatto che il concepimento fosse naturale assistito e venissero utilizzati gameti crioconservati. Quello che sappiamo in questo momento è che in due casi si è andati al concepimento assistito entrambi uomini, e in uno di questi due è stato utilizzato il seme crioconservato. Per quello che riguarda invece il parto, in due casi problemi gestazionali, un diabete e una morte intrauterina di uno dei due parti gemellari, quindi purtroppo un gemello è mancato mentre l'altro è riuscito a nascere, e due problemi neonatali, un ittero e una ostruzione uretrale. Mediana di anni dalla diagnosi, me l'avevo già specificato prima, è di 8 anni. Quindi, di nuovo, argomento di grande interesse, e ancor più credo in questo momento. Chiaramente nei protocolli cremo free possiamo e speriamo di immaginare, in questo momento attuabili per i pazienti con Filadelfia positiva, una tossicità sui gameti ancora ridotta. Sappiamo quelle che sono più o meno le tossicità attese dai TKI, mentre poco sappiamo, ma insomma, ragionevolmente non ci aspettiamo grandi tossicità da parte del Binatumumab, per esempio, come nel protocollo di Alba e simili. Vi segnalo soltanto una recentissima pubblicazione in cui una giovane ha raccolto e preservato tessuto ovarico dopo aver raggiunto la remissione, quindi dopo un'induzione o un consolidamento secondo il protocollo NOFO ALL. Questo tessuto ovarico era stato conservato, era stata valutata, era una Filadelfia positiva, era stata valutata sul tessuto ovarico anni dopo la negatività del BCR-ABL, per cui è stato fatto un primo trapianto di tessuto ovarico, poi un secondo trapianto di tessuto ovarico. Questa ragazza è riuscita ad avere una prima figlia, un primo figlio tramite un IVF, e addirittura successivamente, 2 anni dopo, un secondo figlio concepito naturalmente. Quindi questo per dire che effettivamente le cose stanno cambiando molto anche in questo ambito. Vedete questa qui, la raccolta di una serie 1, 2 altri pazienti, altri 6 pazienti che sono andati incontro a ragazze che sono andate incontro a reimpianto del tessuto ovarico. Quindi con questo io concludo, ringrazio tutti i colleghi che ci hanno mandato i nostri dati, i vostri dati. Allora ci piacerebbe mandare un abstract all'EHA su questi argomenti, e poi insomma pensare eventualmente anche ad una lettera. Per quello che riguarda, sarebbe importante se riuscissimo ad avere più dati, soprattutto se non ci sono gravidanze, anche sulla survey, sulla raccolta dei gameti, perché hanno risposto, è una survey veramente brevissima, facilissima, ci si mette pochi minuti a rispondere, però credo che possa essere importante tracciare e far emergere questo problema, che effettivamente finora è stato abbastanza sottovalutato nell'ambito dell'ematologia dell'adulto. E con questo direi che ho terminato, vediamo se riesco a sospendere la condivisione, e sono pronto alle vostre domande se ce ne fossero. Fabio, approfitto, faccio un commento simile. Mi fa molto piacere rivedere questi dati, vederli ancora più avanzati, perché mi ricordo la prima volta che ne parlammo in riunione in presenza, e allora mi sembrava interessante. Adesso mi sembra ancora di più, te lo dico sinceramente, perché vedendo i dati che abbiamo sentito ieri, le curve nelle LAL che stanno onestamente migliorando sempre di più negli adulti, è un problema importantissimo questo. Cioè non si può dire che non c'è, cioè bisogna affrontarlo realmente. Quindi portare il dato delle gravidanze e tutto quanto, secondo me sono punti di importanza enorme adesso. E come discorso della qualità della vita, non è una condanna alla leucemia acuta oggi, diciamolo pure. Quindi questo è un dato di ottimismo. Facendo solo una domandina piccola, mi pare siano 22-24 i bambini nati, ma avete chiesto anche
in quanti casi non hanno provato a avere figli, hanno deciso di non provare, perché anche questo sarebbe interessante saperlo. No, purtroppo no, nel senso che, come dicevo, il problema di raccogliere dati su questo argomento è che sono argomenti che sono assolutamente tralasciati nella nostra documentazione, per cui in teoria noi dovremmo telefonare a tutti i pazienti con leucemia linfoblastica in età fertile, possibilmente fertile, e anche lì una grossa domanda, perché come dire, lo chiediamo fino agli uomini a 40, 45, 50, 60, se per le donne, come dire, con l'antimullerano possiamo, cioè, come dire, è molto delicato, perché bisognerebbe chiamare tutti e chiedere se hanno deciso di avere figli o meno. Quindi è chiaro che il denominatore è abbastanza generico. Però trovo che davvero, come dire, sia importante, secondo me, anche soltanto se appunto più centri rispondono anche solo sulla survey dei gametti. Credo che davvero, come se ci sono gravidanze certamente, ma insomma sulle gravidanze secondo me forse non ce ne sono molte di più, mentre tutti quanti possiamo rispondere, tutti i centri possono rispondere a quelle che sono le pratiche di crioconservazione, perché effettivamente dobbiamo fare uno sforzo come comunità che si occupa di pazienti giovani in questo senso, perché effettivamente le metodiche sono molto cambiate, appunto con la crioconservazione lasciamo perdere gli uomini e comunque non in tutti gli uomini viene raccolto il seme, per quanto, come dire, questo è chiaramente una procedura banale rispetto a quella delle donne, ma nelle donne le cose stanno cambiando molto, per cui più e più casi di raccolta di tessuto ovarico anche dopo l'induzione, quindi idealmente all'ottenimento della remissione completa. Il tessuto ovarico si è visto comunque avere la capacità poi idealmente di portare anche a fertilità e a gravidanze, quindi cominciamo a tirare fuori l'argomento, perché è un argomento su cui dovremo essere più pronti nei prossimi anni, credo. Sì, Fabio, sai, anche qui sentendoti vengono idee ogni tanto, sempre meno, ma arrivano ogni tanto ancora. Perché secondo me sono segnalazioni importantissime queste, perché devono guidare tutti i centri a una problematica che di fatto è stata molto dimenticata per motivi ovvi. Quindi questo è estremamente importante secondo me da fare, e mi era venuto in mente un'altra cosa che mi sono dimenticato, che insomma, mi sembrava rilevante, pensa che perché... Poi ti spiego come si chiama questa cosa. Vabbè, andate avanti voi, perché Gianni ha prima che mi dimentichi anch'io, visto che ho alzato la mano, anzi non mi ricordo più se l'ho alzata, sì l'ho alzata. No, è chiaro che le cose sono destinate a migliorare ancora per quanto riguarda l'outcome. E quindi mi chiedo se la constatazione della difficoltà di raccogliere queste informazioni non possa essere uno stimolo per raccomandare, per condividere con tutti i partecipanti al campus che nei loro centri siano inserite un certo numero di domande da raccogliere nell'anamnesi o nei vari time point, in modo da rendere in qualche modo prospettiche le informazioni e tra 5 anni avere delle informazioni ancora più stringenti. Assolutamente, deve essere una spinta a fare. Mi è venuto in mente, prima che mi dimentichi, fatemela dire, secondo me se scrivete qualche cosa, pensiamo magari se coinvolgere un esperto di queste tecniche, perché metti in discussione per dire, beh, è importante, si può fare, eccetera, ma avessimo anche un esperto coautore che dicesse anche che le cose sono cambiate, oggi si può fare A, B, C, D ed E, sarebbe un valore aggiunto, credo. Ma io ho già coinvolto le nostre ginecologhe che si occupano di questo, per cui... Fabio, ci aveva già parlato. Basta, come non detto. Tolgo la mano. Molto bene. Soprattutto perché dopo l'aspetto interessante è davvero quello relativo alle mardine, nel senso che ormai, come dire, in questo momento in cui davvero abbiamo i mezzi per tracciare le mardì con una ragionevole sicurezza, questo, come dire, ci permette anche a distanza di tempo di valutare il tessuto ovarico conservato e quindi avere una ragionevole certezza che sia mardì negativo e che il rischio di seeding non ci sia. Assolutamente. Poi tu hai detto la storia anche delle Filadelfia, dove parecchi pazienti in un futuro probabilmente non faranno né chemio né trapianto, quindi è ovvio che diventa una reale possibilità. Posso fare un paio di domande, Fabio, perché devo dire che l'argomento è veramente interessantissimo e complimenti per la survey. Quello che volevo chiedere, se ho capito bene, quindi alcune donne è stata fatta la criopreservazione del tessuto ovarico, ma entrambe al momento dopo l'induzione o qualcuno prima di iniziare il trattamento? E se prima di iniziare il trattamento, se hai il tempo dall'inizio, cioè quanto ha ritardato l'inizio del trattamento una procedura di questo tipo? Che...
Allora, sono, non abbiamo questo dato, perché lo devo recuperare ancora. Credo che fosse forse uno o tuo, Michelina, forse mi avevi segnalato la raccolta. O comunque insomma, mi sembra forse. Te l'ho segnalato io, ma aveva tranquillamente fatto prima della stessa induzione. Prima dell'induzione abbiamo. Scusami, qua l'audio perde. Prima dell'induzione abbiamo avviato tutto. Ma si tratta. Allora, intanto quello nostro, scusami, si tratta di un uomo, intanto. Non era una donna. Ma lì è più semplice. E lì è più semplice, ed è uno. E tra l'altro aveva fatto anche radioterapia, infatti va assolutamente indagato quella che è la chemioterapia, o se hanno fatto anche radioterapia, perché qui ci siamo trovati con il paziente che in remissione, criopreservato, poi è comunque riuscito ad avere... dei figli, fatto Gmal, scusate, ma si sente? Perché poco. L'audio, ecco, vai. E ha fatto anche radioterapia, ha fatto trapianto e a distanza di 3 anni dall'RC ha avuto comunque una bambina. Intanto, quindi negli uomini è un po' diverso. Sì, nel senso che lo facciamo anche noi di prassi, quindi volevo capire nelle donne se c'era un ritardo dall'inizio della terapia o se piuttosto lo... Cioè, se questo dato non... Adesso ti dico quali erano i due... Non ho l'informazione, che sicuramente recupereremo. Sono due centri che me l'hanno segnalato. Adesso posso verificare quali fossero, te lo dico al volo. Comunque sì, no, certamente è fondamentale quello che dici. Noi, per esempio, noi non siamo mai riusciti. Ci abbiamo provato in un po' di occasioni, sia mieloidi acute che linfoblastiche acute, ma alla fine per l'urgenza di iniziare il trattamento non siamo mai riusciti. Perché allora quello che mi è sembrato, come dire, di capire confrontandoci con i ginecologi, con gli esperti, è che... quindi la diagnosi sarebbe poco safe raccogliere il tessuto ovarico, proprio perché è ragionevolmente pieno di leucemia, praticamente il sangue, così è. Mentre si potrebbe pensare di raccogliere le leucociti con una stimolazione ormonale, che ritarda tendenzialmente almeno di 3-4 settimane, se non di più. Anche se adesso ci sono delle procedure di raccolta degli leucociti che possono essere fatte senza sincronizzarsi con il ciclo mestruale. E quindi in quel modo si riesce anche in una decina di giorni a raccogliere le leucociti. Ed era questa la procedura che noi abbiamo tentato in un paio di pazienti, ma tristemente non ci siamo riusciti, nel senso che per gli ociti non erano della qualità sufficiente e necessaria. Per cui l'altro approccio invece potrebbe essere quello di raccogliere il tessuto ovarico, quello che appunto quella segnalazione, quello studio che vi segnalavo, e quella invece può essere fatta anche dopo il primo ciclo di chemioterapia o anche dopo il consolidamento, come in quel caso, perché si pensa che il tessuto ovarico conservato poi invece abbia la capacità, come dire, la tossicità sulle gonadi sia stata non tale da precludere completamente per la capacità di svilupparsi. Ma molto interessante, grazie. Antonio. Sì, no, volevo aggiungere una cosa, che parlando con i ginecologi una volta mi era stata da loro sottolineata, cioè è molto importante anche da questo punto di vista il discorso della gravidanza, ma anche il discorso endocrinologico di prevenzione della menopausa precoce, soprattutto nelle donne, su cui i ginecologi insistono molto da questo punto di vista, cioè in un'ottica appunto di long term di lunga sopravvivenza in una donna giovane che può aver avuto una menopausa quindi indotta dalla chemioterapia o addirittura da trapianto, avere la possibilità di prevenire alcune delle complicazioni a lungo termine della menopausa precoce può essere un altro aspetto molto importante da toccare, oltre alla possibilità di... Quindi anche questo aspetto forse andrebbe... è diverso, però rientra nel discorso fare qualcosa per prevenire delle complicanze a lungo termine che, viste le curve che cominciamo ad avere, sono molto importanti. Sì. Massimiliano. Ci sono altre... Allora, adesso siamo mezz'ora... Quindi rispondete tutti alla survey. Sì, ecco, anch'io questo volevo... Con entusiasmo. Anzi, no, veramente, guarda, ci mettete veramente 5 minuti, perché sulla survey proprio dire cosa fate e cosa non fate, per cui ci si mette veramente col telefonino 5 minuti, e almeno abbiamo più dati raccolti su questo argomento.
Anche in questo caso ringraziamo Antonella perché lavora sempre dietro le quinte. È vero Fabio? Sì, ma l'ho citata subito, è stata la prima che ho ringraziato all'inizio presentazione. Certo. Brava Antonella, brava. Antonella, un plebiscito oggi, eh? Sì. 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 Te? Ciao Antonella. Sì. Ciao. Grazie, perché non so se mi sentite, perché ho l'audio poco, molto basso. Però... è un audio romano. Esatto. No, vabbè, a me fa piacere partecipare, poi però, insomma, mi sembra corretto dare la voce a chi ha lavorato. Grazie comunque. Grazie a te, Antonella. Grazie, ciao. Allora, procediamo all'ultima parte, sono veloci presentazioni o di proposte o di sarvi condotte. Non vorrei che finissimo prima di ieri sera, siamo preoccupati. Ma c'è un'altra sessione dopo, non è l'ultima questa. Ah. Poi pare che ci sia Le Mardi vuole ripetere oggi. Allora, Davide Lazzarotto, l'AL 1913. Così. Allora, vediamo di condividere lo schermo. Vedete tutti? Non stiamo ancora vedendo. Dobbiamo attendere ancora qualche secondo. Ok, perfetto. Adesso è iniziato. Le chiedo di mettere a schermo intero. Sì, arrivo. Così controlliamo che sia tutto in ordine. Ok, ecco. Adesso vediamo. Perfetto, grazie mille. Sì, un piccolo aggiornamento sul progetto di raccolta dati dei pazienti trattati secondo le linee guida 1913 che stiamo portando avanti io e la dottoressa Candoni. Ricapitolo un attimo gli obiettivi di questa survey. Davide, c'è un effetto eco fastidioso. Il tuo non hai un delle cuffie, no? Purtroppo no. Va bene, ci accontentiamo. Sostanzialmente una survey real life di pazienti trattati fuori protocollo secondo le linee guida 1913 con l'obiettivo di valutare response rate, sopravvivenza e tollerabilità nella pratica clinica di tutti i giorni. Ad oggi abbiamo raccolto più di 350, abbiamo avuto la segnalazione di oltre 350 casi da 32 centri. E due sono già i centri che ci hanno inviato i dati. A agosto avevamo inviato ancora una notifica al comitato etico per l'approvazione di una creazione di database per dati anonimi che il comitato etico non ci ha approvato, ma voleva proprio tutto l'iter per lo studio osservazionale. Cosa che abbiamo fatto tutti i documenti e abbiamo inoltrato la comunicazione al comitato etico qualche giorno fa, semplicemente. Adesso siamo in attesa dell'iter approvativo. E nel frattempo i centri che ci hanno comunicato venuti a mandarci, insomma. Questo è l'aggiornamento sull'andamento, insomma, di questa raccolta dati. Posso dire due cose al volo? Forse mi sentite? Sì. Ecco, per riassumere un po' quello che ha detto Davide, perché si è sentito a sprazzi. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno segnalato i casi. E come avete visto sono ben 350 casi segnalati. Adesso bisogna ricominciare a raccogliere i dati. Noi speravamo di poter fare una presa d'atto da parte del comitato etico, come vi ha detto Davide, come abbiamo fatto per lo studio delle LALT.
Purtroppo questa volta non ci è andata in buca, ma ci hanno detto no, dovete fare lo studio osservazionale. Quindi noi abbiamo sottoposto tutte le carte al comitato etico, perché vogliamo veramente che lo studio sia uno studio con tutti i crismi, perché i dati sono probabilmente, i dati che ne derivano sono tanti. E quindi appena il nostro centro, che è il centro coordinatore, avrà l'autorizzazione, noi vi manderemo la documentazione a tutti i centri aderenti. Però visto che l'iter amministrativo richiede del tempo, una burocrazia per uno studio così che io reputo praticamente veramente superflua, però questa è la burocrazia italiana, la faremo, però ciò non toglie che nel frattempo voi potete cominciare a compilare le schede che vi abbiamo mandato e cominciare anche a mandarcele, perché poi per noi elaborare 350 pazienti non è una cosa proprio semplice che facciamo nell'arco di una settimana. Quindi se intanto cominciamo ad implementare il database è una cosa molto utile. Quindi ecco, io mi associo a Davide e vi prego di mandarci i casi intanto, tutti i casi che ci avete segnalato, di cominciare a compilare le schede e cominciare a farle confluire appunto a Davide o a me, in modo tale che noi cominciamo a creare il file di Excel per l'elaborazione poi dei dati. Ecco, quindi questo è veramente una casistica che, se ci mandate le schede, è molto grossa e ci potrà dare veramente molte, penso, informazioni e servire anche probabilmente come braccio da controllo, di controllo anche per altri studi, come abbiamo sentito per esempio dal dottor Fracchiolla oggi, o anche altri studi che magari ci vengono in mente nel frattempo, no? Grazie. Io mi collego a questa cosa che dice Anna, sono d'accordo. Allora, per tante ragioni che non c'è il tempo adesso di ricordare, avevamo a suo tempo proposto, no, uno studio di osservazionale, eccetera, che non si è poi riusciti a portare avanti. Però avere uno studio così grande, che di fatto coinvolge una popolazione che è quasi il doppio di quella dello studio originale, no? Significa avere poi un ombrello per fare un sacco di studi, un sacco di osservazioni su questa popolazione di pazienti Philadelphia negativi, così come in questi mesi l'altro studio che avevamo fatto approvare, che era quello osservazionale sul Covid, ha consentito anche, insomma, di attaccarci ad altre cose che non erano esattamente solo il focus originario, per cui credo che sia veramente uno sforzo questo importante, insomma, di far approvare questo studio, perché di fatto poi è un registro dei pazienti Philadelphia negativi italiani, insomma. Sì. Ecco, mandateci i dati, cominceremo a sollecitarvi probabilmente, quindi va bene. Bene, professoressa Testi. In caso mai c'è sempre Nathalie per i solleciti, Anche, sì, esatto. Sono qua, sono a disposizione. Sì, va bene, Natalia. È sicuramente molto efficace. Parliamo adesso delle LAL ricadute a distanza. Grazie Massimiliano. Io per la tecnologia che ho qui o uso la telecamera oppure il microfono. Sarò brevissima, come vedete, 3 diapositive, perché è uno studio appena partito. A fine settembre, insieme alla dottoressa Vitale, abbiamo mandato questa survey a tutti i centri del campus, in cui abbiamo chiesto se erano stati registrati casi di leucemia linfoide acuta o recidive a più di 10 anni dalla diagnosi, o addirittura nuove diagnosi. Lo scopo dello studio è stato, volevamo fare una raccolta di questi casi, naturalmente casi molto rari, vedere se riusciamo ad avere una stima dell'incidenza di questi casi e, ancora più importante, se è disponibile e reperibile il materiale biologico della prima e seconda diagnosi, in quanto laboratori di Roma, della dottoressa Chiaretti e di Monza del dottor Cazzanica sarebbero appunto interessati a studi o evoluzione di un clone preleucemico, oppure eventuali leucemie secondarie o addirittura predisposizione genetica.
queste recidive così tardive, ricordo che all'inizio sono state segnalate in pazienti con sindrome di Down guariti da leucemia linfoide acuta. E la SARVE è stata mandata a 41 centri, come vedete 10 centri hanno risposto e al momento 10 sono stati raccolti 10 casi. Come intendiamo proseguire? Naturalmente vogliamo sollecitare le risposte per gli altri centri e nel caso riusciamo ad avere un numero congruo di casi, pensavamo di preparare un database da inviare ai centri che hanno registrato i casi. Nel frattempo è stata fatta la proposta anche al gruppo di lavoro linfoide acute della IELP, per cui si pensava di estendere anche questa survey anche ai centri IELP. Grazie, io finisco qui perché, ripeto, è uno studio appena partito. Anna, perché solo un commento, ma ne avevamo parlato, anche perché molti età pediatrica magari recidivano che sono adulti, quindi c'è un overlap ovviamente tra l'età pediatrica e quella degli adulti. È proprio così, professore, ha ragione. Già da alcuni commenti e risposte che ho ricevuto dai centri IELP e sono ex bambini che in questi casi sono stati poi gestiti e trattati da centri degli adulti. Che ordine di grandezza numerica ci aspettiamo? Avete un'idea, Anna Maria? È davvero difficile, professore. Io quello che ho potuto vedere in letteratura, la maggior parte sono singoli case report. Ah, certo. Addirittura mi ha incuriosito molto, cioè devo dire che noi nel 2004 insieme a dottor Rizzari di Monza avevamo già pubblicato dei casi di recidiva tardiva e tra questi c'era un caso a 13 anni e mezzo dalla prima diagnosi. Sembrava però una diagnosi identica all'esordio, anche se studi più approfonditi non erano stati fatti, ma è curioso vedere che ci sono segnalati, mi sembra, da Tokyo, addirittura casi di leucemie linfoidi acute T a cellule T, con, non mi sbaglio, da Rotterdam, due casi a cellule T con un T-cell, riarrangiamento del T-cell receptor modificato alla recidiva tardiva. Sono due casi su 22 che hanno raccolto questo lavoro del 2011. Lavori più recenti, da quello che ho potuto vedere, davvero sono in genere case report. Anna Maria, nella tua pubblicazione del 2005, quanti casi avevate messo insieme? Avevamo messo insieme 93 casi, però non di recidive così tardive. Noi parlavamo di recidive tardive oltre i 36 mesi alla diagnosi e lì c'era appunto riportato un caso a 13 anni e mezzo. Tra l'altro, fatto oggi, se si riuscisse a fare, ma soprattutto avendo il materiale della prima diagnosi, diciamo della seconda, non so come chiamarla, comunque se recidiva o seconda malattia, cioè oggi con le tecniche di sequenziamento di DIE si potrebbe andare a studiare anche dei cloni minori, perché uno dice è un'altra malattia, chi lo sa, perché dipende su cosa tu ti basi, magari invece vai a fare backtracking sul... e poi sequenzi tutto, magari si trova un piccolissimo sottoclone che è quello che poi ha portato, sto sparando, ipotesi, ma però oggi verificabili, magari anni dopo viene fuori, perché noi abbiamo dei casi che hanno avuto lo stesso riarrangiamento anche 10, 12, 15 anni dopo, quindi la malattia è rimasta nascosta, che ha dell'incredibile, ma è rimasta indovata da qualche parte, segna Gianni. Indovata. Indovata, ma, no, lo faccio per il presupposto. Ma è italiano questo. Ah, basta, come non detto.
Ho preparato il discorso per questo. Comunque in ogni modo rimangono incistate delle cellule residue e per qualche motivo si slatentizzano. Quindi, però in altri casi non sembra essere così, salvo magari chissà mai andare a cercare veramente dei cloni minoritari presenti alla diagnosi. Oggi si può fare, ieri non si poteva. Scusi professoressa, ma nella casistica che lei ha pubblicato ha notato un'incidenza maggiore di T o di B? No, assolutamente di B. Di B, ok. Posso ricordare una cosa? Certo. Dipende da lei. Sì. Allora, ieri, non so se è ancora collegata Roberta Della Starza, perché ieri ha parlato riguardo al protocollo dell'ETGMEMA, però c'è un progetto che era partito come campus da parte di Roberta e appunto dell'ospedale di Perugia, che dava la possibilità di studiare le T, e poiché le T sono comunque rarissime anche nel nostro studio retrospettivo, c'è questa popolazione che va particolarmente attenzionata, bisogna sfruttare questa possibilità, per cui se i pazienti sono arruolabili nel protocollo GMEMA, ok, altrimenti c'è questa possibilità di studio anche da parte di Roberta Della Starza a riguardo. Io non so se c'è Roberta e può intervenire, visto che sono così rare e nessuno sa come, diciamo, trattarle. Ci sono degli atteggiamenti così disomogenei. Io non so se Roberta è collegata a riguardo. Era collegata, aveva mandato un messaggio. L'importante è avere il materiale, poi se abbiamo il materiale... Possiamo fare di tutto. Al momento, scusate, al momento no, non mi risulta collegata. Mi ha mandato un messaggio e se ne è scappata subito. Ok. No, ricordare anche qui, come per il discorso prima di Fabio, comunque che 10 centri hanno risposto, quindi ce ne sono ancora molti che sono sicuramente rappresentati tra i 71 che sono collegati adesso, e quindi... invito, è veramente un, come dire, una survey facile da vedere nella propria casistica se ci sono questi casi da segnalare, perché insomma la loro numerosità può essere sicuramente maggiore se tutti rispondiamo. Mi sbaglio o non hai detto quello che hai detto prima a me, e cioè che l'anno prossimo non avranno accesso quelli che non avranno risposto e non hanno aderito? Daremo un campus pass, sì. Non avranno il pass, esatto. Questa non è male, il campus pass. Non... solo chi manda i dati. Cristina o Fabio, non so chi dei due, per i cloni BCR-able piccoli. Fabio? Ecco, sono veramente... vedete le slide? Sì. Ok, solo... no, non vediamo più il tuo ciuffo, eccolo. Adesso eccolo, vedete? Così. Sì, adesso ecco, sì. Non vi manca. Velocissimo. Allora, nasce questa qua da un'osservazione. Recentemente mi è capitato, appunto vedete qui le date, nel giugno del 2021, la diagnosi di un paziente con leucemia linfoblastica acuta, in cui come al solito abbiamo cercato il BCR-ABL, come sempre facciamo certamente alla diagnosi, e abbiamo avuto stranamente una positività estremamente bassa. Per cui vedete, era come accade spesso un paziente con una punzio sicca, per cui il bone marrow era, come dire, poco valutabile, ma vedete, non ci credevamo. Era una positività in qualitativa estremamente bassa, tanto che da laboratorio ci segnalavano il fatto come strano ad una diagnosi di leucemia. Per cui abbiamo fatto subito una quantitativa, vedete, su vari campioni di sangue periferico, di sangue midollare, abbiamo sempre delle positività di questo ordine di grandezza, 0,0% qualcosa. Tanto che avevamo anche pensato ad una contaminazione, per cui che è stata però ragionevolmente esclusa, perché altri pazienti tra altri campioni dello stesso PIAF risultavano negativi, e poi abbiamo valutato anche riprelevato il paziente proprio per andare a riconfermarlo. Per essere ancora più sicuri di questo, abbiamo mandato una lista del materiale al laboratorio di Monza
del dottor Cazzaniga, chiedendo, a cui ci appoggiamo per le sonde IGH e TCR, ma abbiamo chiesto in questo caso di fare la valutazione del PCR ABL proprio perché volevamo avere la conferma di che di questo si tratta, che fosse effettivamente una positività così bassa. Vedete, anche loro avevano sostanzialmente la stessa cosa, quindi due copie di PCR ABL su 10.000 copie del gene di controllo Abelson, quindi di nuovo sostanzialmente la stessa positività di 0,00 qualcosa. In letteratura, studiando, cercando, non avevo trovato nulla, e a quel punto, confrontandomi con Cristina Papayannidis e poi con altri colleghi, con Sabina Chiaretti a Roma, avevo chiesto: ma insomma, a voi mi è capitato di avere delle cose, delle situazioni del genere? Ed effettivamente, poi a quel punto abbiamo lanciato una serie all'interno del campus e a questo punto abbiamo identificato 7 casi, un caso a Bologna, un caso a Novara della dottoressa Lunghi, appunto un caso della dottoressa Anna Maria Testi con cui parlavamo, avevamo già detto dell'argomento, un caso di Sabina Chiaretti, 2 casi a Firenze, appunto nel nostro caso a Milano. E quindi, come dire, se ci sono altri centri che hanno casi di questo tipo, ovviamente segnalateceli. Altrimenti l'idea è quella di raccogliere queste informazioni su questi pazienti, quantomeno in maniera descrittiva, perché appunto a me, e chiedo appunto il parere degli esperti, non pare che siano segnalate casi di questo tipo, per cui innanzitutto sarebbe importante segnalarli, e dopo ovviamente se ci vengono in mente, e poi si può pensare anche degli studi di tipo più biologico per cercare di capire di cosa si tratta, se si tratta di un subclone, se si tratta di una positività che ha un valore clinico, che non ha un valore clinico, insomma le domande ovviamente sono molte. Il nostro paziente, già che siamo qui, è stato trattato poi secondo il protocollo GMEMA 1913, in induzione abbiamo aggiunto anche l'imatinib, perché per non sapere né leggere né scrivere, nel dubbio che potesse scappar via, quindi sostanzialmente come un vecchio NILG, quindi con chemioterapia più imatinib. La P190 è diventata negativa, dato interessante, pretrapianto, perché l'abbiamo mandato a trapianto perché era anche un iperleucocitosico, pretrapianto, MRD, sonde, quindi sull'IGH negative, P190 ripositivizzata. Quindi insomma il valore biologico è il passo poi ancora successivo, ma intanto ci interessava capire effettivamente se quanti ce ne sono. E poi appunto non so, professor Fua, professor Pizzolo, i grandi esperti, se vi è già capitato di vederne case o studiare o leggere di casi di questo tipo. Ma io ricordo i casi di Roma, giusto appunto, e uno è simile proprio a quello che tu hai detto, Fabio, che era rimasto, il BCR Abelson era rimasto in malattia e anche lui aveva fatto l'inibitore, quindi prima in letteratura io non me lo ricordo onestamente. Sono stati studiati questi casi con l'approccio Chiaretti? IH-like? Quelli di Roma di sicuro. E quelli risulterebbero IH-like per definizione. Sì, appunto. Ma non avevano però le altre... No. Appunto lì... Per definizione, cioè, se un paziente FNF positivo non risultasse IH-like al predittore, avremmo un problema molto più serio. Appunto. Ma scusa la domanda naif, ma... No. Questi erano quantitativi, no? 0,3. Se questi fanno la PCR, la multiplex PCR, insomma, qualitativa, risultano positivi? Assolutamente. Allora, fatto la citogenetica anche questi. Se noi non facciamo la quantitativa, è possibile che quelli che studiamo solo in qualitativa, che ci viene fuori positivo, che noi abbiamo etichettato positivi, abbiamo trattato magari con un regime chemio-free, eccetera, fossero questi qui, che ci fossero anche questi?
Allora, potrebbe essere certamente. Quello che succede è che la collega, cioè dal laboratorio, mi hanno segnalato loro dicendo: guarda, è strano, ha una qualitativa positiva come vediamo nei campioni di follow-up e non una positiva qualitativa come alla diagnosi. Cioè la qualitativa alla diagnosi è francamente positiva, è un segnale su cui non si ha dubbio. Mentre loro vediamo un segnale molto basso. Tanto che a quel punto, peraltro, i pazienti l'avevamo anche prearrolato lo studio Ponati in 3001, proprio sulla scorta di questo Philadelphia positivo in qualitativo. Però poi dopodiché l'abbiamo valutato, effettivamente le copie di BCR-ABL, vedete, erano 2-3 su 10.000 copie di gene controllo. Quindi adesso io non so se questo è un sottoclone, se è un clone diverso, se ha un valore clinico, se è qualcosa come dire, tipo magari tipo CML-like, al contrario, cioè, come le segnalazioni quelle del gruppo di Praga, cioè questo potrebbe essere un'alterazione in qualche modo sulla cellula staminale, che magari però non è poi la vera leucemia, che invece è un'altra. Come dire, tutta la studi biologici sono tutti quanti ovviamente stra benvenuti. Io non ricordo la genetica com'era. No, infatti la FISH era positiva o no? FISH mia negativa. E d'altra parte, se le copie erano 2 su 10.000, è difficile trovare una positiva. È stato l'altro campanello di allarme, perché avevamo la PCR, avevamo il positivo in PCR con una qualitativa molto bassa, e la citogenetica e la FISH soprattutto negative. In telefish ovviamente ci aspetteremo di trovare tutto, cioè, tendenzialmente hanno il 90%, era un midollo sostituito da leucemia, questo qui era 100% leucemia il suo midollo alla biopsia ossea. Scusa, l'immunofenotipo vedeva qualche cosa di strano? Vedeva, che ne so, una doppio componente, qualche cosa? No, ma anche no, mi sembra era una common, era un immunofenotipo classico, anche perché poi il punto è che è difficile che il monofenotipo possa vedere una doppia componente di quello 0,0 qualcosa. Alla diagnosi c'è troppo poca, è troppo piccola la popolazione. Il 40% Philadelphia e il 60% no. So, Cristina, tu la vostra com'era? Anche la nostra aveva un cariotipo, la FISH ovviamente negativa, un immunofenotipo common, da B-common, e un trascritto piccolo. Quindi. E tu come l'hai trattata, Cristina? Come una LAL Philadelphia negativa da tipo 19-13, diciamo, anche se era fuori protocollo. E poi è andata apparentemente per ora bene. Però aveva questo minimo trascritto che appunto ci aveva lasciato un po' così pensare, ma quantitativamente veramente ridottissimo. Volevo aggiungere qualcosa anch'io sul paziente che ho segnalato. Anche il nostro, la FISH era negativa. E quello che volevo dire è che si tratta di un paziente di età pediatrica che poi ha fatto una chemioterapia in associazione all'imatini e come consolidamento trapianto di midollo. Dal momento che il suo donatore era un gemello omozigote e dato appunto questa bassa positività, addirittura abbiamo studiato anche il gemellino come P190, però il fratellino era completamente negativo. Ci è venuto il dubbio appunto che poteva non essere solo un subclone, ma magari essere presente appunto sulla cellula staminale, e abbiamo voluto per questo motivo studiare anche il fratellino. Comunque gli avete fatto un trapianto autologo in sostanza. Sì, infatti. Sono due domande da parte di Enrico Gottardi e poi Fabio Forghieri, e sono le 18:15, per cui veloci. Sì, sarò velocissimo, soltanto una curiosità, Fabio, di quei casi che hai segnalato, e tu mi sembra che fosse confermato un breakpoint P190, sono tutte P190 o c'erano anche delle P210? Per adesso non ti so dire, nel senso che per adesso abbiamo soltanto, come dire, fatto un censimento, abbiamo soltanto mandato un'email a tutti per sapere chi aveva casi di questo tipo, e siamo arrivati a 7, se siamo solo quei 7, come dire, nel prossimo mesetto direi che facciamo girare una raccolta dati più precisa per raccogliere tutte le informazioni del caso. Grazie. Buongiorno a tutti, un commento solo rapidissimo, perché devo dire che questi casi mi ricordano quanto può succedere in leucemia acuta mieloide con la mutazione di FLT3-ITD.
nel senso che ha raccolto il gruppo di Tor Vergata casi di leucemia acuta mieloide FLIT negativi, che poi ovviamente possono recidivare FLIT positivi, andando a detectare con metodica ad alta sensibilità nelle cellule staminali leucemiche dell'esordio, effettivamente c'erano dei piccoli subcloni FLIT mutati che poi effettivamente sono stati selezionati nell'andamento della patologia. E francamente può essere anche che questa condizione, queste rare condizioni possono in qualche modo mimare quanto avviene appunto nell'ambito mieloide con FLIT 3 o con altre mutazioni tirosicinasiche. L'ultima proposta è quella di Marco Cerrano che ci cerco di andare anch'io velocissimo. Forse si vede? Si vede? Abbassa un po' la telecamera. Aspetta. Così si vede? Sì, sì, certo. Ok, no. Perfetto. Vedete lo schermo quindi, perfetto. Sì, sì, vediamo, grazie. Ok, vado rapido. Su questa è ancora un'idea che è nata allo scorso incontro che abbiamo avuto col gruppo della LAL Clinica, discutendo un po' del fatto che sull'anziano finora non ci eravamo concentrati, le premesse le conosciamo, vado rapidissimo. L'anziano ha storicamente avuto un andamento con la linfoblastica infausto, con mortalità precoci, piuttosto tassi di mortalità in induzione elevati e sopravvivenze scarse. Anche la definizione di anziano nei vari studi, nei diversi gruppi cooperatori, nei vari paesi europei, non è la stessa e il cutoff di età è diverso. Quindi dall'altro lato gli studi nuovi sembrano andare in direzioni molto diverse e con tassi di remissione con i nuovi trattamenti, con gli anticorpi monoclonali, per esempio con l'inotuzumab associato a chemioterapia, molto elevati, con mortalità più ridotte. Abbiamo sentito degli studi che stanno preparando Sabina Massimiliano per la proposta eventuale col GMEMA, gli studi francesi che sono presentati all'ASH, l'esperienza dell'MD Anderson e anche lo studio di Amgen che è stato citato ieri dal professor Bassan. Insomma, sicuramente il futuro va verso l'utilizzo degli anticorpi monoclonali, ma col professor Ferrara ci è venuta un po' l'idea di dire ma qual è la situazione presente, attuale, perché effettivamente non è chiarissimo. Uno, come vengono trattati nei vari centri, nel senso che da una brevissima discussione fra di noi è venuto fuori che gli schemi di trattamento non sono gli stessi. C'è chi utilizza uno schema di ispirazione franco-tedesca IWAL, c'è chi utilizza lo schema del protocollo LAL-1104, c'è chi utilizza del MINE per CVD, insomma ci sono delle differenti approcci nell'anziano, oltre ovviamente alla definizione di anziano, che non è detto che sia la stessa. Noi probabilmente in Italia molti sono legati alla definizione del 1913, però non è detto che tutti utilizzino quella. E poi la fitness, che ormai nelle mieloidi è diventata, no, un tema importantissimo, anche qui come viene valutata. E poi infine appunto l'utilizzo dei monoclonali, il rituximab anche in questi pazienti e il ruolo del trapianto. Per cui l'idea inizialmente concludo, era proprio quella di mandare una survey ai centri per farci un'idea di qual è lo stato dell'arte, no? In previsione poi di decidere assieme se può valer la pena di raccogliere i dati con delle domande specifiche, quindi sul trattamento, sulla fitness, su alcuni aspetti, oppure no, però almeno avere un'idea un po' di qual è il panorama del trattamento degli anziani in Italia, che non è sicuramente così omogeneo come relativamente lo è nei pazienti più giovani. Per ora non l'abbiamo ancora mandata perché tra l'altro c'erano state molte richieste nell'ultimo periodo, per cui insomma abbiamo detto ci riflettiamo ancora un attimo, eventualmente la mandiamo in un secondo tempo. E concludo per eventuali commenti. Anche questa survey, che è semplice da compilare, insomma chiediamo davvero la partecipazione, l'adesione rapida di tutti, se no niente passa. Magari possiamo, adesso sto dicendo una cosa che dico senza aver condiviso con le altre due coordinatrici, ma insomma potremmo per raffinare diciamo la survey
Io avrei intenzione di fare una riunione così per scambiarci gli auguri, insomma, prima di fine anno, anche perché veramente la carne al fuoco è tanta del gruppo, per cui magari abbiamo anche occasione di discutere all'interno del gruppo prima di mandare. Va benissimo. La sala. Assolutamente. Basta, abbiamo finito. Okay. Michalina non si è detto di un lavoro che presumo stia per... Sì, bene, basta, per concludersi. Va bene, basta, ho visto un nodding. Per concludersi. Nodding, va bene. Stiamo lavorando alacremente, Michela in primis. Allora, che succede adesso? Mi pare di ricordare che ci sia ancora un'altra sessione del Covid, o sbaglio? Sì, ci sono Massimiliano e Sabina. Esatto. È allora. Massimiliano Day oggi. Era per la storia dei gelati, capito? Allora, aspettate che se no non riesco a vedere. Veramente velocissimo. Presento io questa volta i dati, ma che sono stati presentati da Sabina alla SIE. Queste sono le sue diapositive e che, piace ricordare ancora di più, saranno presentati all'ASH come comunicazione orale a brevissimo, insomma fra poche settimane. In presenza? Non nostra. Non credo, no. Di altri. No. Di altri. Allora, l'altra cosa che mi piace ricordare è che il primissimo report... l'impatto del Covid sulle linfoblastiche porta il primo nome del professor Foal, è stata una survey condotta molto velocemente grazie alla rapida condivisione da parte del campus, che è davvero un network, abbiamo detto tante volte in questi due giorni, ma insomma lì si è dimostrato davvero molto efficiente nel raccogliere i dati in una primissima fase della pandemia, dove ancora, come dire, sembrava che la popolazione fosse protetta, forse lo era anche da un punto di vista logistico. Poi i dati più maturi, che sono questi, che vanno su un periodo più lungo che comprende la prima e la seconda ondata, hanno mostrato dei numeri un pochino diversi. I centri che hanno partecipato sono distribuiti in tutte le aree geografiche d'Italia e sono in tutto 34 centri. Lo studio era stato presentato il comitato etico coordinatore nostro di Verona e poi appunto a questo hanno aderito formalmente, quindi è uno studio condotto con tutti i crismi anche regolatori. Abbiamo raccolto 63 casi di pazienti che hanno contratto l'infezione Covid, distribuiti secondo i sottogruppi e secondo le caratteristiche genetiche, senza una preferenziale distribuzione percentuale, e globalmente l'8,3% della popolazione totale delle LAL è un dato abbastanza in linea con la distribuzione dell'infezione naive, diciamo, nella popolazione generale italiana fino alla fine della seconda ondata, aprile 2021. Quanto è preciso il denominatore? Di tutti i pazienti. Allora, qui Gianni, questa è una giusta osservazione, perché la definizione è di pazienti attivamente seguiti, che vuol dire pazienti che stiano facendo un trattamento, quindi crediamo che il denominatore sia preciso perché sono appunto pazienti nei centri. Poi abbiamo incluso anche una coorte di pazienti, per esempio, che non stava facendo un trattamento attivo, ma per esempio era in terapia con immunosoppressori post trapianto e quindi insomma in qualche modo pazienti che erano presenti ai centri. Non sono inclusi pazienti con LAL che fossero fuori terapia, fuori mantenimento. Grazie. E qui vedete la distribuzione in relazione al sesso, età e alla presenza di comorbidità alla diagnosi, e qui la chiarissima differente incidenza: i 5 pazienti erano quelli della prima survey del British, nessun paziente durante l'estate, poi insomma la seconda ondata che è stata quella più impatto in tutte le aree geografiche d'Italia. Vedete che non c'è differenza
in termini di percentuale di infezioni in relazione alle aree geografiche, e questo ha dato insomma, che è fonte di riflessione, che nel 40% dei casi la presunta fonte del contagio di questi pazienti è stata legata ad un accesso ospedaliero, documentato la presenza o di cluster o di operatori positivi e successivamente di pazienti. E la seconda in ordine di frequenza è la positività di familiari. Naturalmente non per tutti i casi è possibile attribuire la sorgente dell'infezione. Pazienti che sono stati, come atteso, con un ampio range di decorso, da sintomatici a solo febbrili, a pazienti con sintomi respiratori, che sono stati quelli sostanzialmente che per la maggior parte hanno richiesto l'ospedalizzazione, 44%, e circa la metà dei pazienti che sono stati ospedalizzati hanno poi richiesto il trasferimento in reparti di subintensiva con assistenza ventilatoria e un 10% in terapia intensiva. Globalmente sono state registrate 7 morti per un tasso di mortalità dell'11%, che è un po' inferiore rispetto al tasso di mortalità riportato nell'altro grande lavoro, nell'altra grande corte raccolta dagli spagnoli, e questi pazienti erano appunto, vedete così, distribuiti in relazione alla loro patologia e alla fase di terapia, la maggior parte durante all'esordio o durante fasi di o con malattia attiva, insomma, ecco, fase di induzione, relapse, solamente due, cioè uno nella fase post-trapianto con una terapia immunosoppressiva in corso. Abbiamo raccolto qualche dato, ma questi credo che andranno poi espansi, insomma, perché la frequenza del cosiddetto long COVID sembra essere molto più alta di così. Qui avevamo un paziente ha avuto una fibrosi polmonare e in un paziente c'è stata una relapse legata anche al ritardo di trattamenti collegati con il COVID. La clearance virale è molto più lunga rispetto a quello atteso nella popolazione generale, più di un mese per ottenere la negatività in questi pazienti. E l'ultima diapositiva, il dato sicuramente interessante, perché c'è una differenza assolutamente significativa tra pazienti Filadelfia positivi e le altre categorie B, Filadelfia negativi o T, circa la necessità di sospendere il trattamento. I pazienti con leucemie Filadelfia positive in trattamento con TKI hanno continuato a domicilio questo trattamento nonostante il COVID, mentre per gli altri pazienti ci sono stati quasi sempre delle sospensioni o dei ritardi, perché non potevano accedere agli ospedali finché erano appunto positivi o chiaramente se in ospedale per il trattamento dell'infezione non andavano avanti con il programma di terapia. Quindi l'importanza del trattamento chemo-free con TKI in questo gruppo di pazienti è un dato importante che è sottolineato nel lavoro che i coautori avranno visto oggi dalla mail di acknowledgement, è stato oggi sottomesso a Ematologica. In realtà è stato sottomesso molto prima, però oggi ci è arrivato l'acknowledgement. Penso che oggi sia stato mandato in revisione. È una strana mail quella, però. Infatti. Io non l'ho ben capita, comunque vediamo. E questi, Sabina, se vuoi concludere tu con le proposte di ulteriori... Sì, perché chiaramente quello che sta succedendo è che ovviamente, come vediamo dai dati, oggi siamo a più di 10.000 errotti casi, la storia del COVID, ai noi, non è finita, e quindi io credo che comunque possiamo fare altre domande e cercare di capire come sta andando più o meno la situazione. Quindi ci chiedevamo se abbia senso, abbiamo voglia di fare un'altra survey riguardante quanti pazienti che hanno fatto effettivamente il vaccino hanno nonostante ciò contratto l'infezione, perché noi per esempio a Roma qualche caso ce l'abbiamo avuto che nonostante abbiamo eseguito entrambe le dosi di vaccino siano risultate di nuovo positive al COVID, e qual è stato il decorso sia in termini di ospedalizzazione e complicanze. E un'altra proposta che faceva soprattutto la dottoressa Lunghi, che ha avuto dei casi trattati in siffatta maniera, è se comunque i pazienti hanno ricevuto anche gli anticorpi monoclonali, perché nella prima fase chiaramente non erano neanche a disposizione, nella seconda fase sì, e vedere se effettivamente insomma c'è stata un quanta ne utilizzo e come è stato il decorso.
io sono un po' di parte ovviamente, però due paio di cose le volevo dire, perché da qui sono già stati completati due lavori, l'ASH l'ha preso come orale, tant'è che l'abbiamo mandata a Blatt, diciamola tutta, io sono andato io a dire perché non tentiamo a questo punto, se non è andata bene, vabbè, comunque, capita. Mi fa piacere dire che due lavori sono stati pubblicati dal campus IML, anche dove qualcuno di voi è pure coinvolto, e altri due dal campus ILL, quindi i campus sono un network che funziona, e sottolineiamolo, tra l'altro campus ILL ci sono altri due, se ricordo bene, con l'ERIC, il gruppo europeo della CLL, quindi complessivamente credo siano 6, 7, 8 lavori già usciti, impresso, uno il nostro sottomesso. Quindi questo è un punto importante. Io credo che bisognerebbe fare un'altra survey, torno a dire, chiaro che io sono interessato, ma mi sembrerebbe giusto, salvo che io non so i programmi nazionali che vengono portati avanti, se andiamo a competere o c'è conflittualità, questo non lo so. Perché alcune cose l'avete detto, il problema del vaccino è importante, Massimiliano ha accennato all'long covid, io credo che nell'ambito dei vari covid, dei vari campus, questo problema andrebbe affrontato, perché quello che è emerso ed è molto interessante è che l'incidenza dei casi con neoplasie ematologiche positive per covid è bassa, questo abbiamo visto nelle linfoblastiche acute, nelle CML e nelle CLL. CML e CLL sono solo 10.000 casi, un numero gigantesco, molto basso, nonostante la CLL sono pazienti per lo più anziani, immunodepressi come sappiamo, eppure bassa incidenza. Facciamo speculare, ma le cose che sapete le tardi. Però per esempio le sequele a distanza, secondo me varrebbe la pena definirle, cercare di avere qualche dato. Che potrebbe essere anche, adesso butto lì, non lo so, trasversale ai tre campus al limite, perché questo per mettere insieme una casistica da quel punto di vista più numerosa. Quindi comunque potremmo cominciare noi con una survey sulla ALL, secondo me, di follow-up sarebbe importante. Tu avete detto due argomenti importanti, aggiungerei quello che ha detto Massimiliano, le sequele a distanza, perché sta venendo sempre più... Vale la pena sì di coltivarla in fretta questa cosa, perché per come stanno andando le cose in Germania tra poco usciranno loro con una valanga di casi evidentemente, e come sono organizzati faranno presto a mettere insieme. Avete visto i dati di oggi? Sono cresciuti ancora, mamma mia, disastro. In Germania quanti sono oggi? Non l'ho visti. Mi pare 8.000 più di ieri, qualcosa del genere. Posso dire una cosa? Come è andato, com'è andato il vaccino? Grazie, l'ho appena fatto, sono riuscita a rientrare, sono rientrata. Hai una brutta cera però, sai. No, gli effetti sono a distanza. Ho preso un attacco in pirina adesso. Presa io. Quello limita l'effetto del vaccino. Pazienza. Casomai prende Flimucil dopo. Un po' di carnitina anche. Sì. No, volevo solo dire per rispondere anche alla considerazione che si faceva prima su possibile interazione con altri studi. In effetti, per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, c'è lo studio del GIMEMA, no? In cui penso che tanti di noi abbiano messo i dati, proprio di una raccolta che è stata lanciata dalla SIE e con la collaborazione del GIMEMA, della raccolta dei casi che hanno fatto degli anticorpi monoclonali. Credo che siano stati immessi un centinaio di pazienti lì. Però ecco, la cosa da sottolineare è che questo studio si ferma come raccolta al giugno, credo, del 2021. Non so perché, ma hanno messo questo limite di tempo. E quindi fino al 31 maggio credo che i pazienti potevano essere inseriti. Dovevano aver fatto la terapia fino al 31 maggio. Quelli dopo invece non c'è nessun censimento. Quindi ecco, io volevo dirvi questa cosa così a scopo informativo. Ecco. Non so a che punto sia lo studio, non è che me ne occupi io, e quindi non ho idea. Però è che gli anticorpi diventeranno più disponibili adesso di prima. C'è uno studio anche europeo, l'EpiCovidea, Anna, che raccoglie anche i casi. Che raccoglie anche i casi riguardanti le riattivazioni nei pazienti vaccinati, però non c'è assolutamente una situazione di contrasto o conflitto di interesse, anche perché non tutti partecipano a questo studio. E anche io volevo dire la stessa cosa dell'EpiCovidea, poi volevo aggiungere una cosa, Sabina, ma
anche il denominatore mi servirebbe, nel senso che io non ho casi di leucemia linfoblastica acuta post vaccino col Covid, però sicuramente ho il numero dei pazienti che hanno fatto. Assolutamente, è giustissima l'osservazione, è giustissima. Okay. Io, sì. Di nuovo, non per difendere qualche orto, però un conto mette insieme dati da più parti su diverse patologie eterogenee. Avere dati su una patologia, certo, certo, da 40 centi o quanti siamo, su tutto un paese che segue i precedenti studi, secondo me è un valore aggiunto che dobbiamo continuare a, non c'è dubbio, a seguire. Ecco. Okay. Allora prepariamo rapidamente la survey e poi la mandiamo. Un altro punto che avevamo pensato di discutere, ma in realtà già parlando tra me e Massimiliano, noi siamo i primi a essere deficitari in tal senso, e valutare quanti, cioè qual era la risposta anticorpale sviluppata dai pazienti affetti da RAL post vaccino, però in realtà è un dato molto eterogeneo e molto frazionato, quindi temo che comunque non saremmo diciamo sufficientemente metodologici in questa raccolta. Pensa che mancano ancora questi dati anche per la popolazione normale? Eh sì, infatti. Purtroppo. Cioè noi, qua io penso noi, che molti di noi stiano dosando gli anticorpi antivaccino nei nostri pazienti, e quindi forse dipende dalle metodiche, certamente, magari usiamo delle metodiche diverse nei vari laboratori, questo potrebbe essere il problema, ma anche questa potrebbe essere secondo me una survey veramente molto interessante, ecco, quindi però mi rendo conto che non è facile, sì. Noi non sappiamo ancora nella popolazione normale se quelli che sono stati vaccinati e si ricontagiano siano persone che hanno dei valori di anticorpi inferiori rispetto a quelli che non si contagiano, o se sia semplicemente serendipity, non so. L'immunità cellulare non viene studiata. Certo che no, ma quella è impossibile studiarla su vasta scala, ovviamente, no? Assolutamente. Mentre gli anticorpi sarebbe molto più semplice. Ok. Posso chiedere che pratica adottate per quanto tempo dopo la terapia con gli anticorpi monoclonali, a quanto tempo dopo la terapia con gli anticorpi monoclonali pensate di proporre il vaccino a questi pazienti? Parliamo degli anticorpi monoclonali non terapeutici per il Covid. No. Appunto. Rituximab, oblina. Sì, ok. Dopo quanto tempo li vaccinate? Perché io non ho, cioè, navigo a vista caso per caso. Sei mesi secondo me, se posso, è quasi inutile, però non incomincerei sicuramente prima. Se ne abbiamo da buttare via, cominciamo a 6 mesi, probabilmente fino a 9 mesi o giù di lì saranno inutili. Sì, sono inutili, veramente. Non... Anche se abbiamo notato, noi nei pochi pazienti cui abbiamo la sorveglianza anche dopo la terza dose, che la risposta alla terza dose, dal punto di vista anticorpale, è generalmente più robusta, più sì. Evidente, sì. Parliamo di pazienti. Pazienti trattati da poco, pazienti o anche sotto trattamento, diciamo. Non ne abbiamo tanti al momento, però abbiamo notato che dopo la terza dose un po' di anticorpi li fanno. Chi ne aveva fatti 0-0 qualcosa fa, ecco. Scusate, anche qui, forse mette insieme tutti questi dati, non sarebbe male, perché è un'informazione in più, quanti vaccinati, con quante dosi, e se c'è il dato anticorpale, secondo me è un'informazione molto interessante. Per esempio, se avessimo anche un piccolo numero di pazienti con infantica cronica, ovviamente, quindi siamo fuori dal campus LL, sono stati trattati con i tre, per vedere che se nonostante il tipo di trattamento o in dipendenza del tipo di trattamento hanno avuto una risposta alla terza dose un po' più robusta, non sarebbe una bella informazione. Sì, CLL se ne parlerà di questo, perché l'indicazione è comunque di fare il vaccino quanto più possibile nella linfatica cronica, poi potrai aspettare un po' per le terapie che hai fatto, ma a un certo punto si farà, e qualcuno avrà fatto anche la terza dose, indubbiamente. Sì.
Comunque io nella LAL lo farei, è un questionario un po' allargato sulle vaccinazioni e anche sulla risposta anticorpale alle varie vaccinazioni. Sì. Ciao professore, per completare qual è il problema, che noi riusciamo a seguire bene, di fatto penso sia così anche per altri colleghi, i pazienti che abbiamo ricoverati e quelli che seguiamo in day hospital e quelli che abbiamo trapiantato. Certo. Tutti i pazienti che sono in follow-up nell'ambulatorio, e non sono poche le linfoblastiche in follow-up, purtroppo noi non abbiamo la possibilità di fare queste valutazioni seriali degli anticorpi, dell'immunità cellulomediata, No, dottore Scandoni, può essere un subset di pazienti, sì, è chiaro, sì, che secondo me l'informazione può essere interessante lo stesso, potrebbe anche guidare su come dovrebbero essere poi gestiti anche, non so adesso... Sì, è che non sono tantissimi, no? Certo. Possiamo provare a vedere che numeri raggiungiamo. Possiamo mettere una domanda e poi vediamo quanti pazienti abbiamo dato. Ok. Sono solo le 18:37. Un po' presto allora, no? No, vedo qui l'area del Vince, posso fare una domanda? Era le 17:35, è sempre buona. 18:32 continua. Io... L'ho posta. Ah, ho capito. Quindi finisce così? No, se volete c'è la risposta al quiz. Esatto. Ma è vero! Ma non ho ricevuto nessuna risposta però, quindi quel libro lì, vergato con penna stilografica con colore appropriato, resterà. Lo dai a Sotheby, lo metti all'asta. Lo metto all'asta. Allora, volete sapere la risposta? Ci dimostri anche. Dai, metti di nuovo il cartone. Qua, lo metto qua. Gianni, metti di nuovo il cartone. Eccolo qua. La domanda era questa. Scusate che metto. Eccolo qua. No, chiedo scusa, ho il doppio schermo, adesso lo sposto. Spengo lo schermo. C'è qualche somiglianza forse che dobbiamo cogliere. Allora, sono tutti attori. No, allora, sembra una certa somiglianza, no. Mi sembra che si possa vedere, no? Allora, Quizza Premi, quale relazione con il campus ALL? Potreste pensare a qualche somiglianza di qualcuno di questi attori con qualche componente del campus. Beh, uno a destra mi sembra abbastanza. No, non so, questo cappellone potrebbe essere, per esempio, sì, ma non è questa. No. Non è Fabio, no, non ma è. Quello sotto? No, questo qui no. No, a destra. A destra. Chi ecco, potrebbe... quel baffo lì, tu dici? No. Ma io direi baffo... Non ha gli occhiali. Comunque acqua. Avete qualche... La foto è stata scattata lì vicino. Ma tu adesso, perché lo sai, hai dato... No, ma volevo anche far notare come gli interessi siano molto diversi. Cioè, tu hai fotografato il quadro e io ho fotografato... C'eri, scusa? Ma il tartufo un c'è? Piatto di pasta. Il tartufo pasta. C'è o non c'è? No, è una credo che sia una carbonara. È una matriciana. È una matriciana. Quella uccide il tartufo. Allora, andiamo avanti o cazzeggiamo ancora un po'? No, andiamo avanti, vero? Andiamo avanti. Allora, erano bei tempi quelli e io li ho ripercorsi ieri, come avete visto. Perché non va avanti un tubo qua? Perché non riesco ad andare avanti? Ah, ecco, è andato avanti. Cielo azzurro, posso andare? Perché non mi si... Eccolo qua, Campus ALL, cena al ristorante Termi Diocleziano. Il pannello con gli attori famosi è all'ingresso prima di salire le scale. Era così complicato, lo ricordate adesso? Io non mi ricordo neanche il ristorante, tu pensa. Mamma mia, non soltanto... Lo riconosco dal disegnino, sì. Non soltanto la memoria brevissimo, ma anche quella media incomincia... No, lo riconosco dal disegnino sul biglietto da visita, è vero. Era lo stesso ristorante dove c'erano quei quadri pseudo caravaggeschi appesi dietro le tue spalle, Robin, ti ricordi, sì, no? Sì, no, è vero.
Ecco. Oh, ma sono 2 anni fa, mica ieri. Vabbè, sì, dai. Comunque, lì eravamo. Niente, farò il prossimo quiz l'anno prossimo. Io adesso devo salutarvi e mi congratulo con il campus e con tutti quelli che lo compongono. Credo, Robin, che non avremmo pensato 7 anni fa, nel 2015, che le cose andassero così bene e come la carne aumentasse mano a mano che la mangiavamo, no? Veramente, questa è un barbecue che si arricchisce in continuazione. Abbiamo visto anche oggi, tra oggi e ieri, quanto materiale e poi cioè credo che si sia presa anche consapevolezza, grazie a quanto è stato realizzato, che possono venire fuori un sacco di cose, possono essere affrontati un sacco di quesiti e possono essere date delle risposte che non verrebbero dagli studi tradizionali, no? Magari più blasonati, eccetera. E quindi complimenti a tutti e grazie. Ottimo, così non devo dirlo io, tu l'hai detto molto meglio di me, quindi va benissimo. Io poi sai che congratularsi non è mai, però effettivamente sono emersi tantissimi spunti, al punto tale, no? Perché uno deve anche essere molto pratico. Io credo che servirebbe a tutti noi, certamente a me, avere un verbalino di quello che è stato detto, perché sono emerse talmente tante cose tra ieri e oggi, che secondo me io vi chiederei ai responsabili dei gruppi di scrivere una paginetta, anche solo appunti, perché poi Mattioli tiene tutte queste cose, ma servono anche a noi ricordarci la volta dopo cosa avevamo detto, cosa non abbiamo fatto, cosa dovevamo fare. Ce la fate, ma non un verbale gigantesco, ma se ogni responsabile del gruppo scrivesse una paginetta a punti, almeno ci ricordiamo quello che abbiamo detto, quello che vorremmo fare, anche le cose già fatte, perché tutto questo è importantissimo. Così il professor Fouas se la appende sulla testata del letto e non se le dimentica, e l'anno prossimo se le ricorda. No, è importante, perché oggi sono emerse decine di cose, ma veramente estremamente, è come andare a un congresso, la gente in un'altra occasione al campus, è come andare a un congresso in modo molto informale, sono usciti dati e idee. Questo è, complimenti a voi, perché è una cosa molto bella questa e rara da vedere, devo dire. E io ho già scritto, caro diario, oggi ho imparato che il flui mucil aiuta. Anche al di fuori, anche al di fuori della bronchite. No, scherzo. Grazie. Di che azienda è il flui mucil? Non lo so, non ne ho idea. Vabbè, sentite, io credo che meglio di così non poteva finire, a parte il fluvocilo ovviamente, ma come contenuti siamo tutti molto contenti, quindi io non posso che associarmi a quello che ha detto il professor Pizzolo, ringraziarvi tutti, continuiamo così, se riuscite a fare questo sotto Covid è un altro aspetto che credo meriti essere sottolineato, non era automatico, siamo riusciti anche vedendoci solo online, quindi questo è molto importante. Noi dobbiamo continuare, io dico solo un punto che non so se dirlo o non dirlo, ma a questo punto lo dico. Dobbiamo solamente continuare. Può essere che l'Insight, come dire, preferirebbe qualche aiuto in questa continuazione, diciamo così, ne abbiamo parlato e vedremo. L'unica cosa è l'impegno, certamente mio, ma anche di Insight, è che il campus continui. È chiaro che vorremmo rivederci fisicamente, faremo il possibile, però il fatto che siamo riusciti a distanza a vedere che semmai la situazione non evolvesse in modo migliore, noi dobbiamo continuare, voi soprattutto, a continuare nello stesso modo, sempre meglio, e si può fare. Quindi qualcosa di non negativo da questa tragica pandemia c'è, il fatto che si può continuare anche in condizioni come questa. Quindi può darsi che qualcun altro non subentri, si affianchi a Insight per andare avanti in questo progetto. Io mi fermerei qui. E volete andarvene così? Non so. Allora, non avete... il prof Pizzolo ha già scritto il libro, cioè da fatto quindi non ha più bisogno di foto, però potremmo fare lo stesso la foto del 2021 se accendiamo le telecamere. Chi c'è ancora? Grazie Massimiliano. Hola. E chi non c'è? No, e devi mettere anche... Metteremo anche chi non c'è più alle ore 18:49. Vedo che c'è Simone. La maggior parte. Non ho ancora salutato. È il momento dello scatto questo qua. Io mi sono scusata. Adesso lo dico.
La Todisco dov'è? Io girerò questa foto. Girerò questa foto a Nathalie, perché la giri a tutti e ciascuno in coscienza guardi se la propria telecamera è dignitosa, se no provveda, si faccia regalare dal santo, non so, San Nicolò, Santa Lucia, Babbo Natale, una telecamera nuova. Ho qualche idea su qualcuno in particolare, o qualcuna. Poi riservatamente vi dirò. Come state? Siete contenti? Siamo stati bravi? Ancora una? È materializzato anche il dottor Cignetti. Aspetta che provo a vedere nell'altra paginata c'è ancora qualcuno. Sì, c'è un'altra paginata qua. Eccoli qua. Ci siamo? Alcuni sono su due pagine, però non vale questo. Ciccone su due pagine. Va bene, dai, la lasciamo su due pagine. Bene. Va bene, va bene. Grazie a tutti. State bene, auguroni. Grazie a Mattioli. Grazie a voi, a voi tutti. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Nathalie verbale. Sarà fatto, sarà raccolto. Arrivederci. Non stasera, Nathalie, non stasera. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Di nuovo, arrivederci. Ciao.